Ed eccoci qua con Jean-Pierre Bovo, siamo Tor Terza ed ultima prova di Coppa Italia Boulder 2024 e qui oggi Jean si assegnano i titoli. Hai detto bene Marco, questa è l'ultima tappa del circuito di Coppa Italia. Non è proprio l'ultimo appuntamento di Boulder perché seguirà fra due settimane l'atteso, attesissimo, campionato italiano a Roma. Esatto, sì, campionato italiano che segnerà un po' la fine del circuito Boulder di quest'anno, non il prossimo weekend ma quello dopo ancora, 23-24 marzo, mentre qua vediamo intanto Gianni, i primi atleti giovanissimi, Simone Belardinelli della Climbing Side sul blocco numero 1 e Viola Bergamelli della The Forge Climb, nuova palestra ligure proprio situata a Genova. E vediamo, siamo quindi alla fase di semifinale, ieri ci sono state le qualifiche, ben oltre i 60 atleti per entrambe le categorie si sono qualificati, i primi 24, adesso li vedremo scalare in ordine inverso al piazzamento di ieri, quindi questi due atleti sono i 24esimi della loro categoria e poi pian piano saliremo di classifica fino a vedere i primi della qualifica di ieri per cercare di entrare nella finale di questo pomeriggio. Soltanto 6 saranno gli atleti fortunati a poter poi giocarsi il titolo della terza Coppa Italia qua a Bressanone. Due blocchi d'ingresso già completamente diversi, molto di tecnica equilibrio su placca appoggiata mi sembra lì in quella sezione per Viola Bergamelli, che dopo tantissimi tentativi in partenza sta riuscendo a trovare la sequenza per arrivare al top dopo aver conquistato la zona. È stata brava, molto, molto decisa adesso Viola per andare poi sul top, non ha perso tempo. Blocco sì, diverso quello dei maschi, già comunque l'inclinazione del pannello che inizia a essere strapiombante, vediamo come Simone deve schiacciarsi il più possibile per valorizzare l'attacca rovescia per poi andare a prendere la zona. Sì, cerca di sfruttare il pannello che credo sia tanto lontano, il pannello di sinistra, per andare a stoppare il coordinativo. Potrebbe provare magari andare un po' più delicato sfruttando l'appoggio grosso nero che ha sotto, sì, il piede sinistro, però facendo un cambio piede al volo e quello ha sembrato voler, sì, fare, ha perso però proprio come dici tu appoggio del destro andando a cercare col sinistro il supporto dell'altra parete. Sì, inizia subito quindi la qualifica maschile con un bel blocco complicato sia dal punto di vista dell'interpretazione che dal punto di vista muscolare coordinativo. Vedi come proprio gli parte un po' il piede sinistro, sì, come quasi se avesse una rotella sotto il piede. Invece il blocco femminile, anche a detta dei tracciatori, è un po'... sono stati magnanimi, hanno fatto un po' un blocco d'entrata, così hanno detto. Quindi forse dei quattro di semifinale il quarto di difficoltà in facilità. Sì, sicuramente. Tracciatori capitanati da Marco Espamer, nel team c'erano Matteo Arnodo, Davide Bassotto e il buon Stefan Scarperi. E riesce ad andare a stoppare, quindi sì. Probabilmente alla fine è pensato così. E qui è particolare perché si passa da questa pinza nera di sinistro a un'attacca e quindi c'è la varietà di prensione che comunque confonde un po' l'atleta, soprattutto anche a livello di avambraccio è difficile dover cambiare la prensione ogni volta. È molto bello il fatto che una sì, sotto l'altra, hai visto? È passato dalla nera poi alla gialla per tentare un accoppio. Qui Simone, sì, che rimane solo 1:10 di tentativi per lui. Sì, in pratica le tacche sono talmente vicine che una tappa l'altra, nel senso che limita un po' la sezione positiva, incat, come amano definirla i tecnici del mestiere. Intanto inizia già subito anche la chat live, salutiamo Gabriele Boglino e Paolo Morandi. Gabriele entra subito a gamba tesa. Mentre Simone Belardinelli riparte. Ancora 40 secondi, potete vedere il timer sotto al logo federale in alto a destra del vostro teleschermo. Passa in pizza. Bravissimo a replicare di nuovo la coordinazione, qui Simone perde l'appoggio del piede destro. E poi non è proprio cambia così. Cambia sequenza ora, hai visto? Sì. È stato bravo, invece di riandare con la mano destra sotto e incrociare, ha preso la sotto la sinistra e si conquista un top importantissimo. Bravo Simone, che comunque è riuscito poi a riprendersi o comunque ad addomesticare il blocco nei 5 minuti. E seguiranno per la Coren di Bergamo Petra Campana in campo femminile.
mentre in campo maschile per il Luppi Climbing Team Riccardo Vicentini. Riccardo ieri era un po' dispiaciuto della sua qualifica, soprattutto dopo il risultato di Ferrara, dove ha fatto una gran gara qualificandosi in finale. Però comunque diciamo che è riuscito a entrare in semifinale, quindi la gara è ancora tutta aperta. Non dico che sia in salita, però comunque un pelo più complicata, partendo 23esimo sicuramente, perché in caso di pari merito, ricordiamo ai nostri amici telespettatori che a fede il punteggio della qualifica. Bravissimo Marco, sì. E salutiamo anche Fabio, che ci saluta entrambi sulla chat di YouTube. Se avete domande cercheremo di darvi delle risposte sensate. Io metto il condizionale così non creo aspettativa. Vediamo Riccardo Vicentini, il primo tentativo sul coordinativo verso la zona. Un po' di confusione e indecisione qui, prova ad bravissimo andare subito con la mano destra sopra. Bravissimo, hai visto come... quasi in fase di volo. Eh sì, e quindi per rimanere poi sul pannello, se cambi idea mentre stai provando il blocco, deve essere veramente tanto sotto il tuo potenziale, perché se sei al limite sul blocco devi andare proprio bello deciso, seguendo un'idea precisa. Non puoi stare a cambiare idea. Speriamo che adesso abbia schiarito un po' le idee Riccardo e vada un po' più convinto, scegliendo una metodo adesso, non cercando di non cambiare. Invece Petra Campana ha un po' di problemi sulla sensibilità degli arti inferiori, che continuano a partirgli. Provato un aggancio di punta Riccardo, credo, a vedere così con la gamba destra. È sembrato cercare quello. Vero. Chissà se cambierà ancora method. Bravo Simone Bellardinelli lì a intuire subito quale fosse, diciamo, la giusta sequenza di movimento e perseguirla poi dopo i vari tentativi. Qui Riccardo un po' più in confusione. Hai detto bene, alla fine Simone ha deciso che quella era la sua method. Poi indifferentemente dal se sia giusto o sbagliato, sai, se lo affronti con decisione, con l'espressione di Simone, è riuscito comunque a portare a termine il movimento, che poi è quello che bisogna fare il giorno della gara, è rimanere sul pannello. Continua a non essere troppo convinto di quello che deve fare Riccardo, a vedere da qui. Sicuramente non è facile, perché noi ipotizziamo il movimento, poi da scalare tutt'altro, la sensazione non è confortevole nella scalata, soprattutto su questa tracciatura moderna non tanto dal punto di vista dei movimenti coordinativi, ma dal punto di vista del feeling scomodo sul blocco, che è un po' l'escamotage dei tracciatori per non far sentire a proprio agio gli atleti e quindi metterli in questo stato di confusione. Eccolo, oh. Riccardo Vicentini adesso imposta un movimento che abbiamo già visto, si può avvicinare a questo punto alla risoluzione del blocco. Intanto Petra Campana. Sì, come è riuscita a partire alla zona. Poi da lì non ha avuto troppi problemi nella traslazione di destra. Adesso il pannello dove è Petra è proprio appoggiato, ma tanto, tipo 5 gradi in positivo. Quindi diciamo che con un volume nero come quello, un piedino giallo in appoggio, se si tiene dentro il bacino si riesce a stare in equilibrio quasi senza l'utilizzo delle mani. Il problema è che quel piede giallo è orientato talmente verso destra che devi avere il palmo sul pannello. E intanto Ricky. Intanto Vicentini è riuscito nel coordinativo che vale una zona. Mamma. Qui prende prima l'attacca piccola sotto Gian, forse questa può essere una sequenza errata, infatti va adesso a prendere la nera forte lui di dita, dici? E si porta sì poco però e si porta in slow motion a casa il top. Sì, infatti stavo per dire, non è un effetto rallenti della nostra regia di Andrea, ma era proprio Riccardo che ha deciso di mettere un po' di ansia a chi lo guardava anche a se stesso. Esatto. Non poteva mancare Davide Marchi, grande sostenitore di Luca Boldrini. Speriamo che stia un po' meglio Luca in questa Coppa Italia. Ferrara non era al top della forma. Gli auguriamo il meglio. Intanto Petra riesce a bissare la partenza. Ecco così. Adesso va in palmo.
Queste prese nuove non le avevo ancora viste, sinceramente. Forse neanche l'atleta, e questo è un Bravo. Molta tensione, eh? Poi mancavano tipo 5 secondi. Bravissimo. E intanto rientrano Simone Bellardinelli e Viola Bergamelli. E invece iniziano la loro semifinale per l'arco climbing. Arco climbing. Gioele Piffer. E invece per la VS di Prunico, Efi Niedelborg-Skrüber. Altro blocco qui, forse quello più fisico, Gian, per la categoria maschile. Parte su questa bella paretina a 35 gradi. Sì, allora, molto interessante la partenza del blocco femminile. Perché non sono riuscito a capire se fosse durissima o se fosse semplicemente tecnico da stare bene sulle due lingue blu. E adesso vedrete, andrà ad appoggiarsi al volume nero e poi deve spostarsi verso destra, c'è un altro volume simile. E schiacciarsi dentro per andare all'attacca. Sembra più facile di quello che mi immaginavo. L'attacca comunque non è difficilissima. Devi... Sì. E l'attacca è... incastrare Viola, comprimere. Vedi come la spalla sinistra lavora veramente tantissimo. Mentre vediamo Gioele avvicinarsi al movimento che ha messo un po' in crisi sia Simone che Vicentini. Primo movimento invece del blocco di Simone Berardinelli, una bella stimolata di dita come piace all'arrampicatore medio da roccia. Bisogna proprio stringere fortissimo la presa senza troppi fronzoli, si può dire. Sì. La devi stringere tanto basta. Qua, sì. Niedelborg-Skrüber, vediamo. Partita subito. Sì, però non sente evidentemente sotto l'appoggio destro questo piedino piccolo, vedi? Ci va con molta diffidenza qui, Efi. Devo dire che quasi di caricarci il peso. Un po' dato dalla calzatura non troppo, diciamo, adeguata. Rigido. Per sì, no, quella è, penso sia una delle, no, è la più morbida di quel marchio. Sì, sì. Sì, sì. Ci sono scarpette più morbide di altri marchi, ma di quel marchio lì è la più morbida di tutte. Che è iper comoda sugli spalmi, però sul piedino preciso dà un po' più fastidio. Intanto Simone è altissimo. Bravo, quasi. Ah, peccato. Sì. È duro, è veramente difficile. Perché oltre ad essere fisico è anche tecnico, nel senso che se perdi un aggancio, perdi un tallone, diventa molto più duro, talmente duro, diciamo, al limite vicino all'impossibile. Tanto Efi sì. Quasi va a complicare quasi un po' la vita, proprio in quest'ultimo passaggio verso il top. Infatti è anche pericoloso perché è il tallone più alto della testa. Meno male che il top è molto buono. Paolo Morandi ci chiede com'è il clima, ma qua al chiuso ti dico ci sta da Dio. E fuori, siamo a Bressanone, ha nevicato, non c'è ancora il sole. Ah, scivola qua in appoggio in partenza Simone, ero curioso di rivedere come ha stoppato, interpretato la parte iniziale. Sì, ricordiamo ai telespettatori che adesso possiamo goderci bene i primi blocchi, poi a un certo punto quando ci saranno 8 atleti sul muro sarà un po' più complicato. Eccolo qua. Bella. Sì, molto bello questo primo movimento. Diciamo che potrebbe essere quasi uno dei primi coordinativi sulle tacche che abbia mai visto. Allez, Simone. Adesso vediamo se ritornerà a sfruttare il tallone destro. No, vuole andare in spinta solo su una delle due tacche. La parte finale di questo blocco ha le prese, diciamo, quasi orientate dalla parte sbagliata, ti verrebbe da dire. Infatti il top è molto buono a destra e Viola è riuscita ad anticipare e a evitare la presa di sinistra. Sì. Sono bruttine quelle, devo dire che a vederle così non mi veniva voglia di provarlo quello. Blocco femminile. Veramente. Brutte pizze, molto molto mano aperta. È stata molto forte Viola a passare, tra l'altro evitando di usare l'ultima presa sinistra, che l'avrebbe agevolata ad andare al top. Ma ha fatto top comunque, quindi buono così. Riparte intanto Simone, 40 secondi. Ah, questo è un blocco parecchio stressante secondo me per la tenuta atletica degli atleti. Anche Gioele, lo vediamo laggiù.
Mentre invece forse Gian ha trovato una gara femminile che si giocherà molto sui tentativi. Ma allora il terzo blocco femminile è molto carino perché è un blocco inusuale. Sembra, poi i tracciatori mi insulteranno, sembrano dei volumi montati a caso per creare confusione. Andremo poi a vedere altro, perché Joelle Piffer pure Joelle M1. Sì, tra l'altro non so se hai visto, ma non ha assolutamente perso la mano destra Joelle mentre è andato al verticale, quindi non so se fosse la metoda pensata dai tracciatori, ma comunque è stato molto molto astuto a leggere di poter arrivare alla zona senza dover perdere i piedi, cioè senza dover perdere, scusa, la mano destra. Questo è un blocco da, non lo dico che poi uffo. Intanto entrano in campo gara per i lagni di Lecco, Giulia, Rosa, e mentre per la Star Wall Climbing Roma, milanese, Tommaso. Tanti atleti giovanissimi, Gian, anche perché c'è stata qui a Bressanone una sorpresa, diciamo, che già avevamo visto magari lo scorso anno, però mi sembra che è la prima volta che ci sia stata una gara under 16 considerata anche come trial, giusto? Eh sì, è stata proprio una selezione perché, diciamo, non a brevissimo, però ci sarà la prima Coppa Europa giovanile, tra l'altro, che si svolgerà a Bergamo, all'Orobia Curno. E quindi sì, si necessitava una selezione, e le Under 16 è una categoria un po' particolare perché a livello di misure hanno un po' di difficoltà a esprimersi su dei blocchi pensati per gli adulti o comunque per chi partecipa alle Coppe Italia, anche se sono comunque giovani, già nell'under 18 si ha un gap di magari 10-15 centimetri sugli under 16 e questo influisce veramente tanto sulla prestazione, e comunque viene tenuto conto di questa cosa anche durante la tracciatura per le Coppe Europa, quindi è giusto che si faccia una tracciatura adeguata per loro per selezionarli. E intanto Giulia Rosa, bravissima, flash o al secondo tentativo. Vedi come Tommaso anche lui ha letto di poter tenere il rovescio per arrivare alla zona. Adesso qua entra un po' in gioco il primo fisico. Tentativo che aveva ha lanciato? Non ci ho fatto caso. Ha provato a lanciare con la destra, poi diretta anche sulla nera. Saggiamente va a prendere prima la presa più buona per fare la scarrellata verso destra. E si porta a casa il top anche lui. Molto molto fredda la scalata di Tommaso, era molto deciso, poco spazio agli errori, come invece magari ci hanno un po' mostrato i primi due atleti entrati in campo gara, Simone e Riccardo. Allora Ricky, 1-2. Fuori piove, mi chiedono dalla chat. Devo andare a vedere. Sì, ti stanno chiedendo di andare a vedere se fuori piove. Allora vado. Abbiamo dalla regia. E lì bisogna proprio stringere. Bisogna dimostrare. Cioè, la camera Manuela, non piove. Non piove e non cade Riccardo Vicentini. Guardalo, Campus. Sì. Non sfrutta. Oh, l'aggancio ora lo mette perché pensavo volesse andare Campus anche al movimento successivo. Quella è veramente brutta. Qua deve anticipare bene col tallone, perché è vero che Simo ha provato ad andare no foot, ma è veramente bravo. Guarda come chiude col braccio sinistro. Non è per niente finito, perché il tallone si sente veramente poco. E la presa è veramente tappata bene. Sì. L'aggancio di punta lì gli è servito tanto, gli allontana un po' il bacino dal muro, ma è riuscito a rimanere su. Mi sembrava molto lontana la mano sinistra. Guarda genio. Cosa va a trovare. Bravo. Questo. Qua veramente ha tirato fuori il lampo di genio. Guarda com'è gasato. Grande intelligenza. Posso negare che un po' di tifo. Ricky le schiaccia forte e Matteo Maffei entra così anche lui a gamba tesa nella chat. Concordo, le schiaccia forte, però è stato anche molto molto saggio a trovare quella, il vertice di quella piramide per andare sì, al top. Sì, adesso non so quanto i tracciatori. Petra Campana, show
rimane su completamente appesa su tre dita, una scalata quasi da under 12 quando li vedi con le dita distese così, ma bravissima Petra. Allora Viola Bergamelli da quella presa è andata al top, guardate come soffre comunque quella pressione Petra e deve per forza allargarsi a sinistra, quindi Viola l'ha veramente stretta di brutto. Brava Petra che sale con le spalle mentre entra nel rovescio ed è top. È top anche per lei. Se lo porta a casa rimanendo prima agganciata un po' al limite e poi dopo invece ci fa vedere tutta la sua fisicità. Scorgiamo Franco Gianelli, giudice. Andiamo a rivederci la magia di Riccardo. Beh, qua intanto la mano sinistra fa un lavoro esagerato. Mano, spalla e petto per riuscire ad arrivare a quella tappata rossa. E poi è stato... Sì, sì. Ah, diciamo che il fatto che ne ha veramente tanto gli ha permesso di poter ragionare lì. E quindi è riuscito lucidamente a vedere quella prensione migliore per andare al top. Allora, se ha lasciato un po' di magnesite... possono leggerlo anche gli altri tre, gli altri atleti, se no secondo me pochi leggeranno quel scamotage. E intanto altra rotazione ed entra in campo gara il manettone de schio, un veterano, Picco Davide, invece per la The Change Elisa Di Luzio. E intanto vediamo qui, scopriamo anche il blocco numero 3, maschile e femminile. Subito Zora qui anche per Viola Bergamelli. Ah, non riesce però poi a impostare il movimento, secondo me bisogna anche vedere se gliela danno. Bello il blocco appunto perché vedi che c'ha tutti questi volumi grigi un po' montati, che subito non riesce a dargli un senso. E sì. Può essere che tu parta senza avere un'idea ben chiara, che potrebbe essere un errore. Intanto Elisa Di Luzio riesce a partire sul suo primo blocco di semifinale. Picco Davide, sono curioso di vedere come va a tenere le ultime due prese che definirà buonissime del suo primo blocco di semifinale. Ancora 3 minuti. Vedi che bella composizione, quasi artistica. La fa come sempre a modo suo, e probabilmente non è il modo più facile, ma lui non lo sa e ha talmente tanta mente. Tutti e 4, 5, 6. Gli atleti quasi in parete. Vediamo Gioele Piffer tentativo. Simone Bellardinelli, piede nel vuoto laggiù a destra, mentre Picco Davide deve solo spingere un po' di più con il piede per arrivare alla sua zona. Qua veramente... Che fatica la gara maschile. Sì. Ma Gian, infatti quello che ti dicevo. Fortuna che finisce sulla placca. Si hanno appena fatto. Che arrivi al blocco 3, che poi è bello lungo anche. Guarda come si sviluppa a destra e a sinistra. E poi il finale è molto più aleatorio dell'inizio, quindi magari arrivi su un po' stanco, vieni giù, quindi puoi ripartire e rifare il pezzo sotto. Mentalmente ti spezza un pochettino. E comunque, come hai detto tu, arrivi da due blocchi dove non è che non le hai tirate. Perché sul primo è vero, magari c'è un po' la componente, beh, qua adesso quasi più di lettura per vedere che si può, tra virgolette, semplificare andando alla zona statici. Però sul secondo le hai tirate forte, se sei arrivato in cima. Anzi, paradossalmente è meglio come ha fatto Riccardo, che facendo top comunque si riposa un po' di più. È un po' come vorrebbero fare tutti, però... Se ti metti a provarlo tante volte rischi di accumulare solo fatica. Bravissima Elisa che si adatta al meglio. Deve andare a gestire adesso l'apertura di braccia, che sicuramente è importante per lei. Lavora di flessibilità. Un po' più in difficoltà forse, sì, chi ha qualche centimetro in meno. Brava però. No, mi piace. Vediamo se anche lei gli viene ad alzare il tallone, sì. Sì, però ho paura. È buono il top. Vedi che il tallone, guarda il ginocchio come le impedisce quasi di alzare la mano, sì. Sì.
Gioele Piffer. Vediamo se anche lui riesce a leggere il movimento di Riccardo Vicentini o se si lavora solo questo volume rosso. Guarda qua com'è già meno solido rispetto a quello che abbiamo visto da Riccardo. Peccato. Simone altissimo. Simone Berardinelli. Allora qua ti viene anche facile. Un po' di no. Mamma mia. Peccato, non è andato precisissimo perché avrebbe potuto stoppare la rotazione in quel modo. Sì, la particolarità è magari al teleschermo non si vede bene, poi adesso potremmo concentrarci un attimo su Viola Bergamelli, niente troppo complicato il movimento per lei in questo momento. Comunque quel piede blu che è andato a provare a mettere Simone è su un pannello che è dietro uno spigolo e quindi da qua, dalla prospettiva della telecamera, non sembra, ma è veramente particolare da andare a mettere col piede, perché devi quasi girare dietro a uno spigolo ed è, cioè, la gamba ce l'hai tesa da quel lato lì, non puoi piegarla perché il ginocchio si piega soltanto dietro, quindi sarà difficile che vadano a anticipare così il piede, secondo me. Però sembrava poterlo fare lì, sì. Potrebbe smentirmi subito Ricky. E tanto entrano in campo gara un altro veterano, Botto Andrea dell'Escape, presidente dell'Escape di Torino, e invece in campo femminile per la VS di Bressanone, Matilda Moar. Grande Andrea, che è amante di questa competizione, è quella che gli piace di più di tutti qui a Bressanone. Un po' perché anche il fascino della trasferta, dai, sente un posto bellissimo anche sul nulla togliere. Sì. No, è un posto fantastico. E è un posto fantastico per chi ama la montagna. E poi è proprio legato, parlo di Andrea, a delle sue prestazioni positive su questo pannello, e questo condiziona veramente tanto gli atleti. E poi il pannello è molto alto qui rispetto alle prime due Coppa Italia fatte, quindi la scalata comunque si sviluppa tanto in verticale, e c'è chi piace di più, c'è chi piace meno, ovviamente alla fine è molto soggettivo, e a lui è uno di quelli a cui piace, e forse piace anche a Matilda Moar, che flasha il primo blocco di semifinale. Altissimo Riccardo Vicentini qui sul... Eccolo, vediamo, esatto. Allora, aggancia la punta. Riccardo, vediamo che si inventa. Anche lui proverà a svincolare per andare a stoppare il piede o lancia diretto che... al top perché lo sta guardando. Il problema, hai rimane... ragione, perché è più in dentro, è più in dentro. Quel piano rispetto a dove sta il bacino dell'atleta, e quindi difficile riuscire a fare questa cosa. Il vantaggio di Riccardo rispetto a quello di Simone è che Riccardo adesso ha 3 minuti per primo riposare, spero, e per scegliere una delle opzioni che gli sono venute in testa. Sì, Andrea, cerca di tagliare il blocco, Andrea. Allora, andiamo a vederci un po' questo blocco femminile con Petra Campana. Sembra non voler andare verso la zona. La zona comunque non deve essere proprio una gran presa. Sì, Andre. No, peccato che ha mollato l'attacca. E invece Giulia Rosa. Un po' di spostamento verso destra, ancora un po' troppo alta, rimane con la spalla sinistra troppo vicino al volume nero per raggiungere l'attacca. Salutiamo Dani Collu. E Mauro Sport che ci saluta. Non ho ancora detto alatorio, ha ragione Fabio. Ce lo stiamo tenendo per probabilmente speciali. La placca. Esatto. Non mi ricordo quante volte posso dirlo in una giornata. 3. Allora, una me la son bruciata già nominandolo. Esatto. Intanto Tommaso Milanese. Piedi nel vuoto sulle tacche, non va. Se riusciamo a guardare. Beh, intanto abbiamo Petra Campana. Ecco, da qua vediamo sia Petra che Riccardo Vicentini. Potete un po' gestire voi che cosa guardare. Petra qua deve... lo scoprirà, mi sa, con qualcun'altra. Alerichi, 1 minuto e 37 margine. Sì, la punta è meglio. Forse adesso legge la rovescia nera. Ok, da qua è un po' più facile andare a mettere il piede.
ragazzo puro, un ragazzo veramente solo che è difficile. Cioè è più non è troppo lungo per arrivarci. Magari un Andrea Botto, uno un po' più alto, magari Miscia. Top è orientato secondo me per essere esatto, perché ti voglio troppo allora, dinamico in lancio secondo me. Sì, tanto bene. Come si dice? Arroganza lì per arrivare al top sul blocco numero 3. Sì, sì, sì. Bene che abbia fatto zona probabilmente al primo, perché quel top secondo me ne vedremo pochi. Dai Andre, no, rilanciamo. Andrea Botto prova a rilanciare, voleva rilanciare, no, no, guarda, no. Ci sta pensando. Non ci credo. Oh, cosa stava per fare qui? Se avesse tenuto fiondo questo top. Raga, bellissimo. Ha volato da 4 metri e mezzo, fuori controllo e si è rialzato subito. Già solo per questo che provo Andre. Che paura. Riccardo ci riprova, 30 secondi alla fine, questo è cuore e anche un po' di inesperienza, però. Giulia Rosa, vediamo se riesce a passare, e anche Petra Campana. Intanto Andrea ci riprova. Speriamo cambiando method. Allora, Petra Campana è di nuovo alta. Volume, niente. Andrea è vicino, 10 secondi. Sì, che prende quella un po' più buona. Dai Andre, gestiamo adesso la scalata. Bene sotto, guardate il bacino che va verso il pannello. Mano destra, mano sinistra. Ed è super felice. Grande top. Il presidente è un leone, tiene botta fino alla fine. Comunque sono atleti. Sono atleti che sicuramente ambiscono a entrare nazionale, però ci sono atleti che gareggiano per il semplice fatto di vivere un'emozione come quella che ha vissuto adesso Andrea, ed è una delle cose più belle dello sport in generale sicuramente. Qua vediamo la follia di Andrea sul suo primo tentativo. Comunque non era lontanissimo a tenerla, si è quasi lanciato sul top delle femmine, però. E intanto entrano in campo gara per la SD quota 8.10 Reusa Matteo, mentre per la Gollum Climbing Academy Giulia Di Tommaso. Intanto qui finalmente andiamo un po' di riposo per gli arti superiori, per gli atleti della maschile. Magari sì, se passa sotto. Esatto. Mentre Viola Bergamelli qua, questo blocco che vediamo spesso ultimamente, no double step, come lo... Sì, comunque un coordinativo di gamba a stoppare un rovescio. Poi, devo essere sincero, sono un po' ignorante sui vari nomi che vengono dati. Sì. Gioele Piffer sul blocco M3. Comunque la placca secondo me farà gran scrematura, la placca maschile. Bello alto Gioele. Qua, oltre la zona... Sul pannello di Bressanone, quello credo sia il più strapiombante della struttura. Quello dove hai i piedi adesso, Gioele. Una delle scuole più storiche, ovviamente, del nostro sport, dove ogni anno celebriamo una competizione bellissima che si chiama Rock Master, dove le competizioni dell'arrampicata. Ah, l'avevo detto. Francesca Castellari, probabilmente ha un taccuino e si nota, si segna tutte le volte che dico aleatorio. Intanto, Giulia Di Tommaso. Matteo Resa prova a stoppare il coordinativo sul micropiede sinistro. Giulia Di Tommaso, doppia spallata, rimane su. Ale Giulia. Quel piede sinistro, guarda come sta tenendo al limite. Ah, niente, bravissima. Anche lei opta per il tallone alla fine. Ma è lì, è libero, viene da metterlo. E top. Arriva il top. Flash. Ce l'hanno proprio con me sulla chat, che si sostengono che abbia già detto troppe volte la parola aleatoria. Ah, brava Viola. Viola Bergamelli. È vero, è passata. È riuscita a passare. Mentre anche Efi qui, guarda come si va a lavorare il secondo grande volume sulla sinistra, grigio. Ok, da qui inizia la difficoltà del blocco F3. Intanto Matteo Resa stoppa il primo movimento e laggiù vediamo Simone Belardinelli sull'M4, bello in alto, Lì tanto cos'è? Scarrellata. Mano destra al top e vai a stoppare col palmo sinistro la rotazione. Bravissimo, l'hai visto e l'ha fatto. Non l'ha proprio fatto. Matteo Reusa. Ecco qui, top. Bravissimo, archivia il suo blocco. Primo blocco di qualifica. Viola Bergamelli, non riesce a bissare il primo movimento. Davide Picco va con la mano, diciamo, non direi sbagliata, ma non troppo. Guarda Viola,
incastrata, bellissima. E qui da un coordinativo si passa a un altro coordinativo, da un coordinativo di piede si passa a un coordinativo di mano. Stessa cosa deve fare adesso Efi. Non credo possa arrivare al piede grigio tenendo il volume grigio. No. Bisogna accoppiare al volo il volume grigio e andare a sinistra sulla gialla mentre sposti il piede sul... Sì. Altra bella coordinazione. Altro movimento, Gianni, che mi verrebbe da dire molto... Quel termine che mi viene ora. Che usi forse, tu. Forse volevi dire coordinativo. E intanto Cristiano Ticci, lo salutiamo. Gioele Piffer le stringe fortissimo. È arrivato anche Cristiano Ticci. Molto sobrio. Vediamo se Viola riesce a bissare la partenza. Intanto non va. Elisa Di Luzio. Eccola Viola, ultimo forse tentativo per lei. Da qua deve è veramente duro da impostare. Guarda Simone. Simone, riusciamo ad andare su Simone, Andrea, blocco, eccolo qua. Peccato, un po' basso è rimasto con le spalle. Se avesse chiuso leggermente più alto, forse col braccio destro. Sì, doveva distendere un po' di più il sinistro. Oh, è ripartito subito. 16 secondi. Anche Viola riparte. Ancora 10 secondi. Davide Picco purtroppo abbandona campo gara. E quindi d'ora in poi avremo 8 atleti in contemporanea che proveranno a risolvere questi blocchi. A vedere dalla gente sugli spalti, devo dire che la temperatura non sembra altissima. Intanto entrano in campo gara per la Climbing Side di Roma Elena Brunetti, e invece per le Fiamme Oro un altro veterano, forse il più forte che abbiamo mai avuto in Italia, soprattutto nella disciplina con la corda, signore e signori, Stefano Ghisolfi. Grande Stefanone. Sì. Che è veramente rara apparizione vederlo sui blocchi. Parte, signore e signore. Sì, credo stia comunque preparando, sia venuto diciamo una sorta di allenamento. Non c'è allenamento migliore che fare una gara comunque. Elena Brunetti. Salitoria del primo 9B italiano e del primo 9B più Ali Stefano italiano e non soltanto. Intanto abbiamo nella placca Riccardo Vicentini. Secondo me la qualifica di Ricky è un punto di riferimento per la finale. Comunque al momento ha due top. Sì. Posta subito il coordinativo. Stavo per dire che Stefano, diciamo, quelli sono Ghisolfi, i movimenti in cui probabilmente è più in difficoltà. Invece mi è sembrato comunque approcciarlo abbastanza bene. Sì, ci può stupire Stefano sul secondo e sul terzo blocco. Secondo me non sarà troppo in difficoltà. Quando la parola chiave del blocco è erogare con un po' di controllo, Stefano ci ha dimostrato essere uno dei migliori al mondo. Giulia Rosa a qualche centimetro dalla zona, mentre Elena Brunetti litiga con la traslazione verso destra. Il suo primo blocco in semifinale. E secondo me Gian, qui Stefano può riuscire a fare anche il coordinativo all'inizio. Sì, sul primo blocco? Sì, sì. Sì. Anche perché secondo me una volta risolto quello potrebbe arrivare al top. Sarebbe bello vederlo in finale Stefano questo pomeriggio. Vediamo di nuovo. Va troppo veloce, troppo alto. Guarda Matilda Moar, gasatissima. È belli. E anche Elena Brunetti. Attenzione perché il presidente sul blocco numero 2, completamente a suo agio, Giulia Rosa anche alta dall'altra parte. Rimaniamo allora con il presidente, parte centrale del muro, sfrutta tutta la pettoralata che madre natura ha messo a disposizione. Poi bisogna usare anche sulla chat Daniele Collu ricorda che l'anno scorso erano in maglietta i giudici, stanno un sacco a pelo. Vediamo un po' allora, se Giulia e Stefano riescono a risolvere insieme. No, sarebbe stato molto ecco. Meglio qui, ancora forse un pelo troppo veloce, però visto come ha cercato di rimanere a destra col corpo e fare entrare in tensione il braccio sinistro. 2 minuti, dai, può farcela qui Stefano Ghisolfi. Ha scelto di non andare
con entrambe le mani sulla presa gialla, così ha mantenuto il bacino un po' più a destra, il corpo comunque completamente più a destra rispetto a prima, e questo gli ha permesso di valorizzare un po' di più la presa verticale, che comunque è onesta. Ah, c'è da dire che c'è un'attacca dentro, montata, per evitare che si prenda fino in fondo, cioè nel senso è un tappo piccolo, quasi non lo vedi se non lo vai a vedere, se non lo vai a cercare. Diciamo che gli atleti un po' meno esperti, quelli magari non precisi nell'osservazione, potrebbero farsi prendere alla sprovvista al primo giro se sentono l'attacca dentro. Un altro escamotage da parte dei tracciatori per mettere in crisi gli atleti. Mi sembra che ci stiano riuscendo al meglio sull'ultimo blocco con Riccardo Vicentini, che non credo sia riuscito a fare ancora la zona, perché sta provando il primo movimento un po' diverso da come lo provava Simone. Simone stava lento, invece a vederlo da lontano sembrava che corresse un po' Riccardo. E intanto concentriamoci su Stefano. 1-2. Ah, peccato, buonissimo questo tentativo. Cercano molto comunque il supporto del piede sinistro lì, gli atleti, per rimanere stabili. Guarda, mentre Tommaso Milanese non si Giulia Rosa riesce. Riparte Stefano, 30 secondi. Eccolo! E adesso diciamo che sulle prossime prese non dovrebbe avere grossi problemi di sensibilità. Prende quella più piccola, accoppia. Ed eccolo qua, quello che avevamo detto già da ora. Attenzione. Un attimo di... Ha detto, ma no, ma perché devo mettere un piede che scivola quando posso tenerla no foot? Per la realizzazione di Stefano, che nonostante sia uno degli scatoli più forti della storia dell'umanità, alle volte in questo tipo di competizione non riesce sempre a esprimersi. È stato bravo, è arrivato preparato. C'è un po' di tifo anche per il presidente. Ha detto, sono Stefano Ghisolfi. 3-8. La chat da parte di Francesca. Ed entrano in campo gara per la Just Climb Preti, Daniele, mentre per la VS di Merano Alina Benassi. Per la VS di Merano Alina Benassi. E per i maschietti per la Just Climb. Ah, è vero. Grazie ad Andrea in regia, perché sulla destra del vostro teleschermo potete intanto spulciare un po' la classifica provvisoria, ovviamente, con i top. Prima vengono segnati i top, poi le zone, successivamente i tentativi sui top e successivamente ancora il numero più vicino a quelle stanghette sono i tentativi sulle zone. Vediamo che, come appunto ti dicevo, i due top di Ricky al momento la fanno da padrone. Basteranno? Se non ha la zona sulla placca mi sa che non basti. Tino vicino è comunque Simone a fare top sulla placca. Adesso che bisogna cambiare un attimo marcia. E c'è un Davide Picco lassù in alto. Allora è un po' più lungo di Riccardo Vicentini. Se legge la girata del volume nero con la mano destra, potrebbe andare a mettere il piede blu. Ah, e la stava quasi controllando bene comunque. Bravi i tracciatori qui a trovare la giusta inclinazione delle due prese prima del top per evitare che le stoppino in questo modo gli atleti. Sì. Un po' di difficoltà per Matteo invece Reusa sul primo movimento dell'M2. Bisogna arrivare un pelo più alti sulle due tacche verdi. E invece Elisa Di Luzio litiga con i volumoni grigi dell'F3. Base di studio per Efi Niedelvors Gruber sull'ultimo suo blocco di semifinale. Eccolo qua, Matte la va a stoppare. No foot. Aggancio di punta, lo mettiamo? Lo mettiamo. Mamma mia, che delicato. Allez, Matte. Bene, adesso. Ho in difficoltà qui, forse, con la chiusura della mano destra. Vediamo se. Ah, ok. Allez, Matte. Deve riuscire a tallonare bene adesso con... No, sì, bravissimo. Tanti errori qui forse, Gian, tanta incertezza su... Diciamo che sta scalando movimento alla volta. Adesso deve leggere, lo legge. Esatto. Lo sta guardando? No, non troppo. Però lo legge, però non sembra avere problemi comunque.
Don. Lo tiene mono a 90 gradi. Top. C'è qualcuno altro che ha fatto top, eh? Ce lo siamo un po' persi. Sì, Davide Picco. Se Andrea hai un replay, grazie. Secondo me è riuscito mille a stoppare come ha fatto prima, sai, col piede. Può essere, può essere. Ha tentato prima. La nostra Giuliettina di Tommaso che sta facendo veramente molto facile l'entrata. Anche loro però hanno deciso di farlo insieme. Allora, va a tallonare. Ah, vedi? È andato a leggere il volume nero che lo avvicina e riesce ad andare a mettere il piede statico. Questo non è riuscito a Riccardo un po' per le misure. Mamma mia, quanto è più facile così. Tanto più facile. Più, tanto più facile. Ho già detto tanto? Più facile. E sono felice, molto felice, di leggere il saluto da parte di un grande amico valdostano, compaesano, che oggi avrebbe voluto tanto scalare, mi sa, ma si ritrova a guardarsi la gara perché in Valle d'Aosta piove. Saranno felici quelli che vorranno andare a sciare domani. Ciao Umbe. Magari un giorno ci ribecchiamo in Farese. Magari. E intanto Elisa Di Luzio. Cerca di gestire anche lei qui con le misure, patisce un pochettino, e guarda come va a cercare la vite per andare a scuare qualcosina su sti volumi. Questo blocco secondo me dobbiamo aspettare un livello femminile un po' più alto rispetto alle prime atlete per andare a scoprirlo, perché è esigente dal punto di vista fisico e coordinativo al tempo stesso, e quindi il livello dell'atleta dovrà essere bello alto. Sto guardando un po' chi potrebbe. E intanto finisce anche questa rotazione. Salutiamo Gioele Piffer e quindi anche Efi, che hanno terminato la loro semifinale, per accogliere Luca Boldrini della Deva Wall ASD. Ci sarà sicuramente un Davide Marchi bello gasato sulla chat. E per la WSD Brixen, Bettina Dorfman in casa, sente il tifo sugli spalti, così almeno battendo le mani si scaldano anche un pochettino. Allora, due top di Michele Reusa sul primo e il secondo, poi Riccardo ha la zona sul terzo. Sto guardando un po' la classifica sulla destra. Forse ci vanno tre top per andare in finale, così a sfregio, pronostico un po' troppo presto, però vediamo. Intanto Luca Boldrini, se legge, se ci arriva, se legge che può arrivarci statico, io no, non ci credo. No, che errore, è andato quasi un po' troppo leggero qui. La sentiva, però diciamo che il prossimo tentativo potrebbe essere quello buono, mentre intanto diamo con la coda dell'occhio Stefano Ghisolfi, che cercava quasi una partenza fronte pubblico. Sì? Sì, però ha cambiato immediatamente idea. Dai, Ste, la posizione di partenza del blocco 2 maschile è veramente scomoda. Scomoda. Sì, perché i due volumi sono montati in maniera sbagliata, cioè non li vorresti così. Li vorresti con la sezione positiva, mentre intanto Bettina Dorfman ci fa rivedere blocco numero 1. Sì. Come si fa top? Mentre è quindi già solo decidere di andare a una delle due tacche ti senti cadere, quindi paradossalmente è un cadere dentro le due tacche verdi, non è un cercare di raggiungerle. Poi paradossalmente ovviamente è un cercare di raggiungerle, però come ti muovi da quella posizione dei quattro punti tu stai cadendo, perché i volumi sono montati in modo che se stacchi le mani vieni giù. E intanto Luca Boldrini, come hai anticipato tu, Mado, l'arco a piano piano, hai visto come l'ha proprio accarezzata, sì, con tutte le pulegge. Ed eccolo qui. Top per Luca Boldrini. Grande. Sembra veramente sempre, come dire, i
per a suo agio durante la scalata, non un gesto di stizza, molto tranquillo. Poi detta sua è molto gasato, perché quando glielo si fa notare Luca sembra sempre un po', ma a me non sembra, io ci do. Come ci sta dando in questo momento il presidente Andrea Botto, che porta in alto nome scritto sulla sua schiena. Vediamo se riesce a cecchinare il piede blu, che sta stritolando le prese anche col palmo. Tre step ha fatto col sinistro, ma non è riuscito a beccare in pieno. È stato veramente molto molto saggio Davide Picco, scalatore di esperienza, è andato a leggere il rovescio, dunque abituato a cercare delle soluzioni ogni volta che scala sulla roccia. Gran rocciatore Davide Picco, l'ha dimostrato. Vediamo come si era già parlato, niente da fare. Blocco numero 3 che sta diventando un po' un key passage sicuramente per... Salutiamo anche Ale Palma. Non leggo il commento, se no mi metto a piangere. Che peccato non vederlo. Molto romantico. Abbiamo goduto delle prestazioni. Nostalgia canaglia. Intanto Stefano Ghisolfi qua, Gianna. Sembra trovare allora la soluzione. Partire a un minuto. Eccolo. Oh, l'hai chiamato. Anticipa con l'aggancio, ci può stare. E adesso zona. Guarda come mette il turbo. Sì, tallone. Boom. 50 secondi. Tanto potete anche cercare di guardare allo stesso momento Matilda Moore. A Martina Moro, scusa. Beh, sì, stessa maglietta. Ale, Stefano. Cosa ha provato qua? Un aggancio di punta, guarda come scivola sulla parte lucida. Guarda come bravo, però. Cioè, la stritola. Ma lì potrebbe non avere il piede destro. Eccolo qua. Alla fine sì, è un po'... La difficoltà di Stefano è stato addomesticare il movimento, e qui non posso che definirlo aleatorio iniziale. Una volta portato a casa il movimento, è riuscito poi a portarsi a casa completamente il blocco. Allora che bello vedere Stefano Ghisolfi che ritorna. Stefano Ghisolfi che ritorna, mi piace. Stefano Ghisolfi che ritorna, diventa un... E salutiamo Martina De Preto, che si è collegata sulla chat. Andremo a chiudere. I primi due vanno fatti, I primi due blocchi vanno fatti secondo me per entrare in finale. E intanto entrano in campo gara per la VS di Bruneck, non troppo lontano da qui, Johannes Hegger. E invece per il B-side di Torino, Cecilia Zaniboni. Alle Ceci, alle Yohi. Oscar Manzelli ha veramente l'occhio di falco, ha visto Irina in stampella. Sì, purtroppo Irina questa settimana ha avuto un infortunio alla caviglia, non dovrebbe essere nulla di eccessivamente grave, ovvio che non è riuscita a essere in condizione di poter gareggiare. Non faccio pronostici sul seguito della stagione per non buffare. Sono un po' molto dispiaciuto per l'accaduto, sono cose che capitano e gli atleti devono saperci avere a che fare ogni tanto con l'infortunio. Tra l'altro è capitato in una maniera molto molto sfortunata, come capita spesso. Intanto Matteo Reusa, ma sembra qua schiaccia, se rimane su così veramente perché mamma mia che livello, signori e signori, Matteo Reusa is back. Secondo me non se l'aspettava i bracciatori questa diciamo, ma non era leggibile il fatto che si potesse di rimanere su controllo di tutto questo controllo, esatto. No, ma ha fatto uno spalmo che sembrava che ci fosse un piedino. Intanto Johannes va a stoppare bene il primo coordinativo, riprova a ripartire Cecilia Zaniboni. Cosa ha fatto Matteo Reusa? Alle Ceci si collega Giotti sulla chat. Intanto Yoki tranquillo fa gara con Luca Boldrini, vi accoppia con più tranquillità il primo top della loro semifinale. Alto qui Matteo Paschieri,
sembra uguale, sì, scusa. Tra l'altro è della stessa squadra. Ci sta che ci si confonda. È da quando è entrato in campo gara che lo stavo per dire. Alina Benassi, sguardo dubbioso verso il suo blocco, mentre Elisa Di Luzio entra non male, sicuramente patisce di nuovo, un po' come su tutti i blocchi, un po' le dimensioni, e invece Davide Picco a litigare sulla placca. Alina riparte. Giulia Di Tommaso sul rebus del blocco 3 femminile. Ha cercato subito la direzione verso il volume giallo. Alina riesce a entrare sull'attacca. State brave comunque sia Petra che Viola Bergamelli, perché il secondo blocco femminile non ho visto altri top. Ah sì, Matilda Moore, perdono. Alina. Ecco, la prima pinza che ha di sinistro non è malvagia, questa è molto più brutta, questa che ha preso adesso. La destra è una delle, forse la più brutta, andata a lavorare col tallone sinistro per cercare di arrivare alla più lontana. Non male come idea, però gli è un po' scappato via. E quindi è passata quasi un'ora, e per chi si fosse collegato solo ora, siamo assistendo alla semifinale della terza ed ultima prova del circuito di Coppa Italia Boulder 2024 qui alla Verticale con la K di Bressanone. Jean-Pierre Bovo, responsabile nazionale senior. Marco Iacono. Ci vediamo poi tutti insieme, mi raccomando, in presenza, numerosissimi, a tifare l'ultimo appuntamento Boulder della stagione, weekend 23-24 marzo a Roma per il campionato italiano assoluto. Non vedo l'ora. Sperando che sia una bella giornata. Domenica sì, 24. Semifinali sempre ore 10 e finali ore 16. Intanto Davide Picco, alto Daniele Preti, entra nella presa tappata. Intanto Alina Benassi un po' a sfregio si lancia sul top rovescio. Davide Picco, ultimi 10 secondi, gli scappa il piede sinistro, peccato. Anche Cristina Cascone sottolinea la prestazione fenomenale di Matteo Reusa. Andiamo quindi avanti con il welcome nel stadio, con il welcome. Paolo Mosele, scusate. Allora ragazzi, ora c'è Matteo a Barishnikov del verticale. Devo ammettere la mia grandissima lacuna, non so chi sia. Intanto entrano in campo gara lui della Just Climb, Matteo Baschieri, finalista della scorsa tappa a Ferrara, se non erro seconda posizione per lui, non dovrei errare. Invece per i ragni di Lecco, Valentina Arnoldi. Allora subito alto il nostro Matteo Baschieri, che a me alle volte piace chiamarlo The Great. Qualcuno è riuscito a fare flash il primo blocco dei maschi? Non credo. Mi sembra di no. Anche lui un po'. Se un po' sottovaluta questo primo movimento, dove è vero il coordinativo l'ha impostato bene, ma poi bisogna comunque rigidirsi molto per tenere il verticale della zona. Mentre vediamo un Stefano Ghisolfi, piedi nel vuoto, bravissimo, anticipa col tallone. Aveste movimenti che possano un po' ricordare le sequenze di vie da gara che ha in Coppa del Mondo, soprattutto anche la pressione e le prese spesso utilizzate nella gara austriaca a Innsbruck. Dai che lo gira, sì, l'ha visto ma non vuole passare in punta. E intanto alto Luca Boldrini con la spallata. No, col piede no. Luca Boldrini deve un attimo decidersi. Sì, siede, aggancia la punta, si avvicina,
Oh, comunque la genialata di Ricky Vicentini non l'ha ancora vista nessuno. Nessuno. E... l'hai chiamata, gliel'hai suggerita. No, perché ho visto che stava guardando in su. Ho detto, boh, proviamoci. Magari riusciamo in due a fare una cosa carina. E ce l'abbiamo fatta. Bravo, Luke. E intanto, Matteo Baschieri archivia il suo primo blocco. Bettina Dorfman, un po' di problemi ad entrare sulla zona. Si concentrano tanto sulla mano e poco sul piede che sta pulendo. Dovrebbero cercare di spostare di più il bacino verso destra. Allora, Elena Brunetti potrebbe già farci vedere qualcosa di questo blocco. Da qua bisogna saltare e tirare. Un movimento, come dire, come lo definiresti, caro Marco? Lo definirei con un esito incerto. Bravissimo. Con... se tu dovessi riassumerlo con una parola sola, coordinativo. Ed ecco, e... altro tentativo per Stefano. Sì, ci chiedono chi sono i tracciatori di Bressanone, ma c'è già il segretario Cristiano Ticci che risponde giustamente. Forse se ne sei dimenticato uno. Ah no, non è vero, li hai detto tutti, bravo. Grandissimo Luca. Di nuovo alto. Lonely Piper. Stefano Ghisolfi. Aleste, guarda come la gira. Vediamo di nuovo alla rovescia, però è lontano proprio lì. Piede, eh. Guardalo come va. Sospensione, però adesso quando lascia la mano destra arriva parte a 200 all'ora. No, blocca un po' con l'addome. Un po' il pollice facendo? Destro l'ha aiutato. Bravissimo. Stefano. Tre top per Stefano. Qua Stefano. Wow. Si lancia giù. E intanto Bettina Dorfman è riuscita a passare. Alle Bettina, top che servirà un sacco questo. Attenzione Bettina Dorfman. Alta la Dorfman su due. Sai, forse mi sono perso anche il top di Elena Brunetti sul secondo. Non ha fatto top? No, 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 sul 2 sì, no, pensavo adesso. No, sì, no, perché sì, sì, sul 2. Ok, allora adesso Cristina Cascone ci ha ricordato tutti chi è Baryshnikov. Va bene, allora adesso ho capito perché non sapevo chi fosse. Ballerino e coreografo lettone americano. C'è anche della cultura in queste competizioni. Elena Brunetti deve scegliere quale opzioni per seguire per rimanere su questo movimento. Lei vuole arrivare statica, lei vuole andare lì statica e in controllo. Vuole fare in controllo un movimento nato aleatorio, l'ho detto. Intanto Andrea Bottolo giù nella placca, ma vediamo Bettina Dorfman. Prima era vicinissima al top. Ancora 10 secondi. Dai, 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 ha anticipato il piede, deve solo salire. No. Manca un po' di pinza sulla sinistra. Peccato, un po' di eroga. Un po' di forza su quella pinza sinistra. Intanto qui vediamo chi guida la classifica. No, comunque Elena Brunetti non ha il top sul secondo blocco. No. Guarda. Vero. Ed entrano quindi in campo gara per l'arco climbing Agnese Fiorio e invece in campo maschile per la Chuck Norris Giacomo Bisson, unico atleta ieri ad aver fatto il secondo blocco di qualifica maschile nel gruppo A. Sì, perché ci sono due gruppi nella giornata di qualifica per dividere il grande numero di atleti, sennò si finirebbe veramente troppo tardi. Allora sì, dividono gli atleti sia maschili che femminili in due gruppi, gruppo A e gruppo B, e di questi due gruppi passano alla fase di semifinale i primi 12 di ogni gruppo, quindi andranno a comporre così i 24 atleti che state vedendo gareggiare quest'oggi. Occhio di riguardo per Giulia Di Tommaso sull'ultimo blocco, perché se non ricordo male è una ragazza molto molto brava sui coordinativi. Comunque nessuno alto come Simone Bellardinelli sulla placca. Intanto spallatona per Cecilia Zaniboni, che non riesce a valorizzare bene la lingua blu sotto di lei, e invece Giacomo Bisson cerca di andare a coppiare, riesce l'attacca, si lancia. Problemi invece di partenza per Johannes Egger,
sono tutti tecnici e tutti gli il non Matteo Baschieri sul blocco 3, Daniele Preti. Ma sono le persone che in silenzio regalano la realtà a questi giovani. Sono i genitori. Un po' al limite qui sulla pinzata della zona, che è anche rovescio. Portare i ragazzi a scalare. Sono la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana che anni fa ha creato un disegno proprio con i giovani che lo sta realizzando. Sono tutti i giudici che ci permettono di fare queste gare. Sono tutte le persone come qui a Bressanone, i volontari, tutte le persone che lavorano per realizzare tutto questo. Dani Collu che sottolinea il fatto che sul quarto blocco non abbiamo visto per adesso ancora un top, forse è l'unico blocco in salito insieme al terzo e al quarto femminile, e nessuno è andato così in alto o vicino a fare top come Simone Belardinelli. Cerchiamo di renderlo migliore. Intanto Simone Raina ha fatto una delle sue barelle dall'entusiasmo, sì. Ma poi Bressanone piace un po' a tutti, sì. Per tanti è speciale proprio questo posto. Personalmente ho dei bellissimi ricordi di forse la prima gara internazionale che fecero, il campionato europeo. Giulia Di Tommaso si stende tutta per andare a stoppare il verticale mentre riparte Giacomo Bissona alla sinistra del vostro teleschermo, si ritrova sul materasso. Condivido anche il commento di Luca che sostiene il grande lavoro da parte della squadra della Gollu, che al momento ha la palestra chiusa, quindi devono un po' girare per allenarsi. Grande lavoro comunque da parte di molti atleti. Guarda Johannes Egger che sta cambiando scarpette. Già, è vero. Cambio gomme per Johannes Serge. Cambio gomme per Johannes Serge, evidentemente. Sì, deve aver trovato scarsa sensibilità sul tallonaggio quando ha provato. Può essere. Forse ha messo le calze perché fa freddo. Mentre riparte Cecilia Zaniboni. Giulia continua a stoppare il movimento tenendo il piede bassissimo, che ok, ci sta per stoppare il movimento, però poi dopo si è un po', diciamo, se mi permetti, impiccati. Ultimo minuto. Alina Benassi. Non riesce ad andare a valorizzare la zona. Vediamo Jenny se riesce a ripartire. No. Daniele Preti sullo strapiombone maschile. Giacomo Bisson deve provare a tenere l'attacca di destro. Sì, no, sì, però rimane su. Agnese Fiori invece difficoltà nella partenza del suo primo blocco femminile. Piede che gli scappa un po', perché va a caricare prima un po' il volume, adesso è andato a correggere un po'. Bene così. Poi va piano piano sul piede, però riesce a portarsi a casa il top anche lui. Sì. Bravo Giacomo. E siamo quindi a metà gara? No, non è vero, l'abbiamo superata. Siamo al 14esimo atleta, quindi ultimi 10. Se la matematica non è un'opinione. Ed ecco qui, adesso Stefano potrebbe regalarci la magia sul blocco numero 4, secondo te Gian? Diciamo che non è l'inclinazione favorevole alla scalata di Stefano, soprattutto il fatto che non abbia nulla da controllare con le mani. Esatto. Poi nulla da percepire sotto. È veramente un sacco di tempo che non vedo Stefano, quindi spero mi possa stupire. Simone Mabboni intanto inizia la sua semifinale per il Crazy Center. Cristiano, mi raccomando, stai tranquillo e bello seduto. E intanto invece in campo femminile entra Caterina Dalzotto per la We Rock ASD. Siamo quindi al 14esimo atleta in campo gara questa mattina qui a Bressanone. Elena Brunetti sull'ultimo blocco. Luca Boldrini bello in alto già da subito. Bene, allora Luca può andare a sfruttare la sua altezza se legge però la girata sul volume nero. Allora adesso siccome è un po' di magnesite ci arriva da qua, non ci credo. No.
Luca era lì, peccato, non l'ha vista, no, così secondo me non ce la fa. E ha troppa bandiera, comunque essendo più lungo. Sì, perché appena sgancia la a destra arriva a 200. Brutta caduta. Intanto Valentina Arnoldi, oh, che si è rialzato. Oh, proprio... Valentina Arnoldi si porta a casa il secondo blocco. Divido il commento di Lonely Pepper. È un piacere vedere scalare questi atleti. Sì, è bello soprattutto che ci danno veramente tutto. Quando magari in qualifica non è proprio così, perché magari il blocco permette all'atleta di poter gestire qua in semifinale. Soprattutto su questi blocchi maschili bisogna erogare. E intanto Caterina Zotto sembra aver archiviato il suo primo blocco, come anche Simone. Simone Maponi. Allora, Luca necessita di andare a vedere quella rovescia, se no non può passare. Matteo Vaschieri, no foot sullo strapiombo di Bressanone. Dai, Matte, decide di non usare l'aggancio di punta. Neanche adesso? No, tallone dall'altra parte. No, così è durissimo. Peccato. Non riesce a schiacciare abbastanza con il petto per potersi tirare su. Sembra ripartire Luca Boldrini, mentre parte anche Elena Brunetti e Stefano Ghisolfi. Bettina Dorfman invece è già sul blocco. Luca Boldrini perde un po' il timing per andare a stringere la presa viola sul pannello. Buttata fuori dal blocco anche Bettina Dorfman, invece Elena Brunetti sembrava quasi aver stoppato il primo movimento. Bravissima Elena, è riuscita a passare su questo primo movimento. Deve cercare adesso di andare a spostarsi piano piano verso destra. La presa rossa, perdon, aiuterà sicuramente le atlete ad arrivare alla zona successiva, ma se viene tirata subito toglie peso dalla spinta verso il volume giallo e quindi ci si ritrova poi troppo a destra per poter rimanere sul pannello. La parte cattivo Luca Boldrini deve erogare adesso a 40 secondi per portare a termine questo blocco. Piedi che scappano, ma la mano stringe forte. Vediamo se riesce. Sì, sì Luca. Eccolo. Sì, Luca. Dai così. Guarda come ci arriva. Che differenza così, Jean. Mamma mia, sì. Rispetto agli altri atleti. Sì, è vero. Bisogna leggerla quella, Se no diventa veramente durissimo. Niente, Stefano Ghisolfi non è riuscito nella magia di farci assaporare il quarto blocco, mentre ritornano in gara gli atleti e inizia la semifinale per Francesco Marchioni della Column Climbing Academy e per Nicole Francesconi dell'Istrice Ravenna. E comunque neanche la zona hanno fatto alcuni atleti sull'ultimo blocco, perché sono, cioè, Bellardinelli, Milanese, Botto, Piffer hanno fatto zona, Vicentini, Ghisolfi, Reusa no, Boldrini deve ancora provarlo. Quindi secondo me sarà un blocco che farà un po' da spartiacque per l'accesso in finale. Un po' di problemi per la partenza per Marchionni.
atleta fisico che abbiamo mentre visto vediamo sul blocco M3 chi... no, Johnny Hegger, Johannes Hegger, Cecilia Zani Buoni sull'F3 alle Yoki. Aggancio di punta, sì, adesso, deve, adesso si legge veramente tanto la girata sul volume nero perché si vede, se potete, no, no, l'ha fatto così. Cosa ha fatto qui Hegger? Pensa quanto le ha strette col palmo quelle due. Ma proprio le ha stritolate, ma tipo che se potessero avrebbero gridato le prese. Ho sbagliato tutti i verbi, però niente. Avessero potuto, vabbè, ormai l'ho detto, in diretta, no vabbè, ormai è andato. Il bello della diretta. Eh sì, c'è un signore con la giacca, Gianna che entra in campo gara. Tanto Francesco Marchionni, finalista della prima gara a Prato, incredibilmente fuori dalla semifinale di Ferrara. Per andare a definire, questo non può che far capire ai telespettatori quanto comunque il livello maschile sia veramente alto, quanto sia alto il livello medio. Perché se in una gara vai in finale e nell'altra non entri in semi è perché c'è veramente tantissima concorrenza. Direi un comunque anche il boulder un po' si presta a questa caratteristica aleatoria anche dal punto di vista della classifica e della prestazione. Fase di studio per Nicole Francesconi. Ale, bravissimo, è riuscito a leggere il movimento un po' più facile, cioè arrivare alla zona con ancora l'attacco in mano. Qua decide di sospendere quella più brutta per poi entrare in quella più buona. È solo un po' più scomodo perché hai le nocche arcuate della presa gialla che non ti permettono di entrare proprio comodo nell'attacca nera. Tacche molto piccole, potremmo anche chiamare in maniera diversa Marco. Tacchine. Beh, se è una tacca piccola, per non dire sì, 13 parole per definire una cosa. Come un movimento chiamare coordinativo dall'esito incerto. Bravissimo. Giacomo Bisson, difficoltà a entrare in questo primo movimento fino ad ora. Ah, lo tiene però. Bello, eh? Sbandierone. Aggancio di punta un po' troppo anticipato, ma va bene. Dall'altra parte del pannello condivide con Agnese Fiorio che non riesce però a tenere l'attacca. È distesissimo. No, ma cosa fa? Torna indietro. Aumenta difficoltà su un blocco che forse già ne aveva di per sé. Ale Giacomo riesce a entrare sulla zona. Qua entra in gioco la schiacciata di petto. Ale Giacomo bravissimo a passare in tallone. Guarda come la mobilità lo aiuta in questo caso. Bravissimo, conviene avere il piede sinistro che ti alza un po' il bacino per entrare col tallone e qua comunque erogare di braccio sinistro verso l'alto. Fabio, sì, Nick Sartinane è presente, si è qualificato se non erro quarto, terzo, quindi partirà terzo ultimo. Maffei, cioè Marco, c'è Maffei che ha messo un freno alle nostre battute. Ah, scusaci Matteo. Matte, forse ha ragione. Mentre ora, entrano in campo Vidi, gara. Sì. Blocco numero uno. E invece per le ragazze? Della Giaccani, della The Change, Pietro Vidi, della Arco Climbing. Della Giaccani che ha fatto veramente bellissima prestazione a Ferrara. E ora vediamo Luca Boldrini, sono curioso sul blocco numero 4, Gian. Uno scalatore che pochi giorni fa si è portato a casa. Dico solo che Silvia Montagna ha messo la definizione di aleatorio dalla Treccani. Fregandolo tra l'altro al buon Dave Graham e quindi non ve lo volevo unire. Vabbè, descrive appieno la scalata attuale. E Davide Marchi rischia la gufata, eh?
che ha detto dai che si va in finale Boldruca. Io lo auguro. Occhio perché intanto Pietri Vidi alto subito, è passato subito, sono un po' perso a leggere la definizione di aleatorio della Treccani. Pietro Vidi gira gli occhi indietro e va verso il top facilissimo. Ed ecco subito top perché 3.54 oggi è entrato con la maturità. Devo dire intanto Matteo Vaschieri piedi nel vuoto, Luca Boldrini piedi in appoggio. Ma cosa ha fatto Simone Belardinelli sul primo, sull'ultimo blocco? Al podio, al gradino più alto o comunque a rimanere lì. E dall'altra parte Matteo Vaschieri altissimo qua, deve riesce ad agganciare. Allora qua è questione di scalaggio. Matteo di solito su questa cosa non è messo male, anzi è uno dei più bravi. Gestione della scalata anche sul fisico. Ah, la legge subito la girata, però per lui forse è veramente lontano. Bisogna conoscere mentre si sale. Dai. Qual è il modo giusto? Attenzione dall'altra parte. Dai Matte, lì ci arriva. Lì ci arriva. Lì deve abbassare un po' la mano sinistra. Niente. Peccato. Davide Marchi è fiducioso. Luca Boldrini rotelle. Simone Mabboni mi stupisce sia ancora sul materasso, perché questo è un po' il suo blocco. Non voglio buffarlo, parte la partenza Alessimo 1-2. Bisogna spingere un po' verso l'alto e non limitarsi a raggiungere le due prese. Bettina Dorfman in posta, finalmente il movimento del quarto blocco femminile. Quella che ce l'ha fatto vedere forse nella maniera più fattibile. Sì, e intanto anche Caterina Dalzotto, alta sul secondo blocco di semifinale, decide di andare come Viola Bergamelli direttamente alla zona, deve cercare di alzarsi il piede a sinistra, dai Kate. Su con le spalle, su, bel bilanciamento esterno ed è top. Gran vibrata per lei, ma riesce a fare top. C'è un po' di difficoltà per Stella Giacani. Mentre vediamo passare Michele, fratello di Matteo Reusa. E guardatelo lì, piedi nel vuoto, nella sua comfort zone, Simone Mabboni. Ma ti dico, Simo, su questa roba qua non ha alcun problema. E invece questa veramente me la faranno pagare, però Tara. Sì. Però ci sono molte persone che potrebbero testimoniare a mio favore. Passaggio numero 1 finalmente trova la transizione. Attenzione dall'altra parte anche a Valentina Arnoldi. Qui c'è una fan base di Luca Boldrini sulla chat che propositata. E intanto Stella Giacani scivola ma rimane in parete, rimette il piede sullo scivolo e probabilmente deciderà di lanciare. Bravissima, come ha fatto tra l'altro anche Viola Bergamelli sul primo blocco. Buffata epica. Vabbè, questa proprio me la faranno pagare. Anche il TC si è arrabbiato. Però, cioè, adesso a dire la tutta, sia Matteo Maffei che Cristiano Ticci, ditemi che non avevo ragione. Cioè, Simone Mabboni, piedi nel vuoto, non è il più forte d'Italia. Scrivete se non è vero. Intanto, a 7 secondi dalla fine, Bettina Dorfman cerca di tirare fuori il coniglio dal cappello per passare sul suo ultimo blocco di semifinale, ma non ce la fa. E intanto anche Boldrini abbandona senza la zona sull'ultimo blocco. Allora è davanti Reusa per i tentativi, perché ha 9 giri sui top, mentre Boldrini ne ha 10, Ghisolfi ne ha 20. Tanto di resistenza ne ha Stefano, quindi non è che la patisce se ne fa più. Esatto. Ed entra Salvatore Mattia della Gollum Climbing Academy. Vicino, possiamo vedere in
Canotta Azzurra, Silvia Abate del CUS Catania. Gran qualifica da parte di Silvi ieri. Comunque TC ha confermato. Niente, c'è una coalizzazione da parte di tutti nella chat per farmi smettere di guffare la gente. E hanno un po' di ragione. Mamma mia, cosa stava per fare Mattia. Veramente. Visto come ha cecchinato il piedino giallo. Stava per fermarsi lì. Nicole Francesconi sul secondo blocco di semifinale. Andiamo a vedere la sua progressione mentre c'è un fit first di Giacomo Bisson. Si ritrova piedi nel vuoto, deve fare un 360, si ritrova piedi sul materasso. Nicole Francesconi a coppio del volume, qua deve sedersi bene sul piede destro per andare a prendere la zona, avvicinando magari un po' la mano sinistra da quella posizione, mentre Johannes Egger della VSD Bruneck sulla placca riparte. Mattia cecchinerà di nuovo il piedino? Questo giro ha voluto aggiungere una difficoltà al blocco, quindi inserire anche la presa nera per andare a stoppare il coordinativo. Giacomo Bisson cambia idea sul suo fit first, decide di affrontare in maniera un po' più consona questo terzo blocco maschile, che già bello fisico è. Gioco di talloni per lui per rimanere in parete. Ultime due prese, ma sappiamo che la difficoltà qua è quasi più di lettura che non fisica. Intanto salutiamo Simo Zappino che si è collegato mentre Giacomo decide di lanciare il piede un po' casaccio. E Cristiano Ticci ci tira fuori il nome di quelli. Silvia Abate, bella decisa, bravissima. Mentre Mattia legge il movimento più facile, quindi senza andare a perdere l'attacca. Attacca che va a arcuare adesso fortissimo di destro. Credo abbia messo il tallone perché voglia rilanciare. No, giù, peccato. Ti stavo dicendo, Marco, che Cristiano Ticci ci ha tirato fuori un nome che gli manca di un atleta, e devo mettermi in coda e dire che manca anche un po' a me, che era Riccardo Piazza. Ah, Ricky, grande. Io amo quell'uomo. Attenzione. Era impressionante la sua naturalezza in alcuni gesti di Riccardo Piazza, come sembrasse che, come se avesse già provato il blocco. Senza gravità, esatto. Soprattutto sì, sulle svase, le compressioni. Sul blocco aleatorio. Johannes Egger si tocca l'addome, si è incriccato a provare la placca. No, ma ti giuro che io voglio capire cosa ha combinato Simone Bellardinelli su quel blocco. È stato bravissimo. Sì. Ripartono Mattia, Nicola, Agnese Fiorio, tutti. Francesco Marchione, Giacomo Bisson, Cecilia Zaniboni, Johannes Egger, sono tutti e otto gli atleti. Vabbè, sette perché uno ha fatto top. Sarebbe Silvia Abate. Dai, 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 che il piede lo metti, Mattia. No, peccato. Un po' di lucidità lì per decidere di lanciare l'attacca nera e non quella gialla. Mentre Nicole decide di spazzolare le prese a 20 secondi dalla fine. Conviene partire se vogliamo avere qualche chance di arrivare fino in cima. Ultimi 10 secondi. Potrebbe essere una missione pressoché impossibile. Mentre Cecilia Zaniboni riesce ad andare a stoppare il movimento. Ancora 6 secondi. 4. Johannes Egger si lancia sulla placca. Credo abbia fatto zona comunque Johannes, e questo lo porterebbe in cima alla classifica. Credo. E quindi entriamo con nel semifinale. Inizia per Giulia Previtali della Climbers Climberg ASD di Bergamo
Invece in campo maschile, il vincitore dell'ultima tappa di Coppa Italia svoltasi a Ferrara 2 settimane fa, niente po' di meno che per le Fiamme Oro, Misha Picoruaz. Allora, devo dire che non mi sono piaciuti per niente Misha Picoruaz e Pietro Vidi ieri, perché intanto, se rivedete adesso, è che non hanno dominato troppo nel loro gruppo e hanno buttato via un po' di giri, poi tagli di troppo come sta facendo adesso Misha, ma soprattutto e anche Pietro, però adesso sono partiti. Matteo Vascheri sulla placca, ecco, allora chiedo ad Andrea di concentrarsi se può anche lì. Adesso guardiamoci Simone Mabboni e non diciamo nulla mentre guardiamo Simone Mabboni e guardiamo Misha Picoruaz anche. Guarda come va a allargare per no, non posso dire niente. Vedi, tipo adesso avrei voluto dire che si poteva farlo flash, però dopo sono Stella Giacomo. Vero. Intanto Matteo Vaschieri ha fatto top, porta anche a casa il Pietro Vidi. Sì, però cioè, da dire che è veramente difficile stare dietro a tutti questi atleti. Stiamo su Caterina Lazzotto che potrebbe impostare il movimento dell'F3 femminile, che per adesso non ci ha fatto vedere nessuno. Niente, allora Andrea, se tu hai la possibilità, non abbiamo la possibilità. Peccato. Ah beh, sì, va bene. Abbiamo il replay della placca di Vaschieri un po' lontana, ma ci va bene così, vogliamo vederla. Intanto Pietro Vidino non ha fatto top invece. Scusatemi, me lo sono perso. Marco? Sembrerebbe di no, a meno che non vuole fare un secondo giro. No, sì, no, chiedevo Marco se tu per caso avessi... Perché c'era a un certo punto erano 200... Allora, eccolo, adesso concentriamoci in fondo al pannello Vaschieri, a destra. Esatto. Ma perché qua c'è il top di Simone, il top di Misha in contemporanea. Sì, ci sono stati 4 top, uno non tenuto. Sì. Allora, comunque è arrivato abbastanza Eccolo, bene fino al dietro. E qua voglio capire se ha lanciato di sinistro col palmo o se ha lanciato di sinistro al top. Palmo così. Come ci aveva fatto vedere Simone Berardinelli, bravissimo. Sì. Allora adesso intanto possiamo qua, Pietro, concentrarci su Pietro. Ha lasciato la mano sinistra molto larga e secondo me è il momento esatto di non ha accoppiato a destra come hanno fatto altri atleti. Non ha neanche visto un po' di velocità in più. Non ha neanche visto il volume grigio. Cioè la possibilità di stopparsi un po' sul volume grigio per accorciare la distanza dalle due braccia. Magari lo vede adesso. E intanto a destra del vostro teleschermo Caterina Zotto che cerca di risolvere il rebus del terzo blocco di semifinale femminile. Vita distese per Pietro Vidi. Gancio di punta. Zona. Attenzione a Catedalzotto. Signore e signori, attenzione a Catedalzotto, viene via. E allora godiamoci lo spettacolo di Pietro Vidi. Perché su Pietro i dubbi sono. 1 minuto e 26 secondi. C'è margine. Guarda come la arqua. Se la va a riprendere, se la va a sistemare. La sistema, aggancia la punta. Ah, l'ha visto. Adesso siccome torna sotto di sinistra, infatti. Esatto. Poi va al top. No. Sbandierone. Cosa fa? Pietro Vidi che scappa fuori di nuovo. Ma perché? Attenzione limite. Un po' di fisicità, forse. Qua sembra veramente ci sia un attimo di confusione da parte di Pietro. Strano che lui non ha quel margine. Lui dovrebbe avere quel margine, cioè, per sentire quella mano destra così buona ad andare sicuramente a fare top quasi mono. Ha sicuramente quel margine. E questo te lo possono testimoniare tutte le persone che lo vedono scaldare. Sì. Scaldarsi. Quindi qui non capisco perché ha voluto cercare questa ulteriore sicurezza nel supporto del piede per arrivare al top. Adesso sta andando un po' in frenesia di tentativi probabilmente qui Pietro. Può fare la magia, eh? Può fare la magia perché col livello che secondi. Ha può farlo anche in 20 secondi. Sono un po' arrabbiato. Caterina Lazzotto comunque non è andata lontana. E guarda Valentina Arnoldi che comunque riesce ad andare a stoppare il primo movimento. Siamo un po' nel vivo della gara. Entra adesso un altro podio della scorsa tappa di Coppa Italia Boulder a Ferrara.
niente poco di meno che per le Fiamme Oro, Beatrice Colli. Invece in campo maschile Salvatore Nicolò della Climbing Gollum Academy. Gollum Climbing Academy. Scusate. Allora per le ragazze ho il piacere. Grande Baschieri, concordo con Lonely Pepper. E niente, sulla chat c'è proprio un giovanile di velocità. Fan, cioè, un club di fan per Luca Boldrini, lo vogliono sindaco. Hanno scritto così. Ama fare le gare e trovarsi in queste situazioni dove c'è questo ambiente qua, c'è questa meraviglia qua, c'è questa magia qua. E allora, ladies and gentlemen, per le Fiamme Oro, sul lato sinistro del muro, stacca i piedi da terra in questo momento, Beatrice Colli. E accanto a lei, già sul muro, un altro giovane che abbiamo scoperto in questi anni, che dai, si è Nick, confermato poi. Deve gestire un po', deve andare, diciamo, più che altro a leggere il movimento più facile. Dunque riesce a rimanere in parete. Grandissimo Nico. Perde un po' il piede, ma aziona la pressa delle dita. Non abbastanza per rimanere in parete. Peccato. Beatrice Colli litiga con i primi movimenti, mentre qui vediamo un Francesco Marchionne che non riesce ad andare a comprimere abbastanza forte da rimanere in parete sul suo terzo blocco di semifinale. Giacomo Bisson gli scappa un po' il piede sul blocco di aderenza. Fondamentale la scelta della scarpa. Quale scarpa è meglio utilizzare su quel quarto blocco maschile? Meglio una scarpetta morbida per poter andare a spalmare, una scarpetta precisa, magari un po' più rigida, per poi andare a sfruttare i piccoli piedi? Secondo me sì, potrebbe essere la scelta giusta. Potrebbe essere anche quella di erogare come pazzi, come sta facendo in questo momento Mattia Salvatore, fratello dell'atleta che sta provando il primo blocco. Lui è già sul secondo. Il primo l'aveva quasi portato a casa. Ale Mattia, bravissimo. Bella la scalata di questo ragazzo. Peccato, è arrivato cortissimo, cioè gli è mancato veramente poco. Mentre Silvia Abate, alta sul suo secondo blocco di semifinale. E intanto scorgiamo il top lassù in alto a sinistra di Beatrice. E parte anche Nicolò. Testa indietro per Silvia Abate che rimane in parete. Le tocca tutte più volte, rimane ancora su Alessivi. Qua bisogna sedersi sul piede, ma soprattutto spingere verso l'alto per sentire quel rovescio che già stai dominando. Ed è top per Silvia Abate. Cuscatania che vola così verso l'alto. Alenic, 1, 2, 3, top. Facile anche per lui. E ora piovono i top qui, ma è stato chiamato ed è comparso sì, ed è comparso nella chat Riccardo Piazza che scrive: a me manca invece Cristiano Ticci. È il momento romantico anche questa mattina, questa fredda Bressanone. Non qui, qui si sta da Dio in regia. Dal punto di vista delle gambe la va a lanciare. Vediamo a questo punto come andrà a scegliere di risolvere la parte alta di questo passaggio numero 4 che abbiamo capito. Abbiamo capito essere Francesco Marchionni. Legge la rovesciata, anticipa il piede, va ad accoppiare, entra nel top con la prima mano, poi con la seconda. Bello il bilanciamento interno, molto old school, ma veramente sempre molto elegante come movimento. Per pochi intenditori. Intanto riparte Mattia Salvatore e anche Agnese Fiorio, anche Giacomo Bisson, anche Nicole Francesconi. Ripartono tutti per cercare di portare a termine in queste 40 secondi il blocco che potrebbe portarli o meno all'accesso in finale. Magari Nicole ci fa la magia adesso e andare a schiacciare alta il volume grigio. Peccato. Mattia, piede nel vuoto, va a agganciare. Bellissimo il passaggio da punta a tallone. Quanto è tecnico Mattia nell'eseguire. No, qui pecca di arroganza. Decide di andare al volume senza il tallone.
Molto bella comunque la scalata di Matti. E rientrano in campo gara Simone Mabboni a fuoco per andare a provare la placca. Simone Mabboni, facciamo occhio perché ha una mobilità di caviglia mica da ridere. È positivo avere sulla placca. Davide, tanto Davide sembrava chiedeva forse non aver visto. Ma quale blocco devo fare? E quindi presentiamolo per le Fiamme Oro, Davide Colombo. In campo maschile, mentre in campo femminile è entrata per l'arco climbing Matuella Francesca. Miscia Picoruaz e allora, Simone Mabboni, piccole difficoltà in partenza. Fondamentale il top di Vidi, mi sa, per entrare in finale. Sì. Intanto vediamo Simone Mabboni che ha per quello sulle uova. Negli anni ha dovuto anche affrontare, nonostante la giovane età, qualche fatica di troppo in questo suo percorso professionale, e l'anno scorso è tornato e quest'anno sta ritornando là dove deve stare. Miscia Picoruaz litiga un po' con il primo movimento. Davide Marco Colombo riesce a stoppare bene il coordinativo del primo blocco. Anche Pietro Vidi era alto lì. Dai. Bene anche Franci. Francesca Matuella. Ma attenzione perché abbiamo anche Pietro Vidi. Dai, lanciare. Uno. Franci, bella che tiene il vuoto. Davide Colombo che incrocia. Cosa va? Perché questa soluzione, Davide, che adesso decide di accoppiare? Davidino Colombo dall'altra parte. Pietro Vidi, due mani sul top, cuore avanti e destra indietro. Liberatorio questo top a Pietro Vidi. Ed eccolo qui. Assolutamente perfetto. Deve aver top fatto anche il top Pietro Vidi, perché ho sentito Simone Raina elogiarlo. Sì. Oh, è passata Caterina Lazzotto sull'F4. È passata Caterina Lazzotto sull'F4. La prima è passata. Alecate. Alecate. Dai, 1-2. E lì il tallone fa tutto ora per sentire quelle due pinzate. Peccato. E anche Miscia Picoruaz alto. No, scivola un po' la mano destra. 2 minuti e 40, c'è tempo. Non ha gestito al meglio la scalata lì Miscia. Ha fatto un rilancio un po' pericoloso. Oh, Stella Giacani sul terzo blocco femminile. Andata a sfruttare un po' la parete a destra, però questo secondo me potrebbe solo sviarla un po' dalla sequenza del blocco. Poi intanto vediamo Giulia Previtali sul suo secondo blocco di semifinale entrare cattiva nel top e accoppiare, mentre vediamo il rilancio di Miscia un po' too much, non riesce a entrare poi nella tappata. Buono il riposo di Miscia. C'è un Simone Mabboni spalmato in placca. Sì. Dai Simo. Ancora 1:30. Dai Simone. E ancora su. Incredibile. Quanto dura sto tentativo? E bisogna entrare in qualcosa di diverso. Caterina Dalzotto comunque guarda come passa. Va a sfruttare a pieno la sua. L'ha passato sotto Caterina. Non ha fatto il coordinativo. E intanto concentriamoci su Miscia Picoruaz, secondo blocco di qualifica. L'arqua. Mi sa che rilancia di nuovo. Sì, ma stavolta la tiene. 40 secondi per poter arrivare al top.
top, doppia arcuata, legge il volume grigio, lo legge, dai che lo legge, non lo legge, aggancia di punta, lo legge, eccolo, e così è tutto più facile, tallonarsela, e se lo porta a casa questo, si trova a suo agio su queste pareti, secondo blocco, 17 secondi, Caterina, Stella Giacani e Simone Mabboni ancora sulle pareti che ci vogliono provare ancora. Peccato. Ultimi 7 secondi, 5, 4, 3, 2, 1. Mamma mia, spero non si sia fatto male. Simone ci ha provato, sicuramente ci ha provato. Ed entriamo negli ultimi 4 atleti che affronteranno la semifinale questa mattina qui a Bressanone e sono per l'anime verticale di Ascoli Nicolò Sacripanti, gran qualifica da parte sua, e per Rock Brescia Federica Papetti. Guarda come allora, fammi vedere un po' la classifica. L'onore e l'affetto di dare il benvenuto sul campo di gara. Allora, Vidi ha bisogno o del top e della zona, però il top per entrare. Col top è dentro di brutto, perché avrebbe tre top. L'unico con tre top e quattro zone. E quattro zone, quindi non è escluso. No. Campo femminile, Caterina Dalzotto. Non male. Campo femminile, Caterina Dalzotto, per niente male. Ah, Bea qui perde un attimo di lucidità in partenza sull'F2. Allora, partita subito bene Fede, seconda attualmente nella classifica generale di Coppa Italia, sicuramente una di quelle che se ne va, se la va. Nicolò, tutta. Guarda Nico, Mattia e Nico, i fratelli. E quindi uno di quelli, una di quelle come Misha, fratelli. Rimane il fratello maggiore in parete. Sbuffa per la fatica. Dura ora così. Sì. Ad accoppiare su quella presa, a distrigarsi. Silvia Abate. Non c'entriamo, ci destra del vostro teleschermo. Silvia, bella alta. Dai Silvia, da qua devi erogare. Cattiva. Accoppiare, lanciare, decisa. No, vabbè. Stava per tenere il volume grigio così. Sì. Mentre Nicolò Sacripanti sta cercando di complicarsi il primo blocco, mi pare. Beatrice invece non l'ho vista, l'hai prima commentata, ma me la sono un attimo persa. Era andata a comprimere il primo volume nero, però ha perso esattamente così. Ah, ok. C'è da dire che le lingue blu sono molto 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 scivolose. Cioè, nel senso, non è liscio come magari il dual texture della presa, tipo le due verdi del blocco successivo maschile, che vediamo luccicanti sotto questo sole fortissimo di Bressanone, ma sono comunque un po' lisce. Qua possiamo vedere, quindi, credo, grazie alla regia di Andrea, il top di Federica Papetti e il tentativo un po' come i 100 metri, ma dietro quei pochi secondi ci sono anni di studio, under control di... Mamma mia, quanto riesce a erogare sto ragazzo? Avete visto come ha stoppato il coordinativo Sacripanti? Tutti caduti quando hanno fatto così. No, peccato. Non è riuscito a arcuare bene l'attacca. Mattia anche cade. E c'è un Francesco Marchionni sulla placca che sta gestendo al meglio, credo, la sua traslazione verso sinistra. Dici che lo fa qualcuno il terzo femminile? Ok che le più forti magari devono ancora arrivare, però sembra che non riescano proprio a impostare il movimento, quindi un po' di dubbi me li fa venire. Intanto riparte Nicolò Sacripanti. Beatrice Annacolli va a sfruttare a pieno le sue leve e la sua elasticità per andare a fare questa spaccata frontale. Adesso deve sfruttare invece il suo braccio sinistro, mentre Sacripanti butta un po' via il giro. Ancora un minuto, tempo ce n'è. E anticipa col tallone dalla parte sbagliata Nicolò. Salvatore. Peccato. Perché al posto di tallonare il volume nero, decide di tallonare
il volume verde. Errore di lettura tattico da parte di Salvatore. Ritorniamo con Nick sacripanti sul muro e questa volta deve ripetersi, bravo Nick, gli entra il piede destro che prima se l'era riparte aperto, ma dall'altra parte abbiamo anche Mattia Piccol, decide di saltare quasi tutte le prese, sacripanti di nuovo in alto, 30 secondi bastano sicuramente per fare top. Passaggio numero uno, vediamo come se la gioca. Bene così, riprende la no vabbè, dice cosa che fa? Non lo so, però potrebbe buttare via tutto e invece no, invece riesce con quel tallonaggio. Il volume sotto non serviva, lo toglieranno probabilmente i tracciatori per i prossimi atleti, mentre Bea Colli arriva alla zona, ci riprova, 5 secondi ce la fa? Troppo coordinativo dove non è necessario essere coordinativi. Ed entrano in campo gara e l'abbiamo visto, Sartirana, Nicolò della Climbers, Triuggio, mentre per la VS di Passia, Leoni Hofer. Andiamo avanti quindi con, ha fatto tutte e due le finali, credo, Leoni. Sulla prima a Prato ha fatto pure podio. La seconda non penso, mi sembrerebbe fatto podio Stella Giacani. Esatto. Vorrei dire una sciocchezza. Vinta da Giulia Medici. Me lo ricorderà qualcuno sicuramente sulla chat. E vi ricordiamo che potete vedere i risultati, oltre che sul teleschermo quando in regia li fanno comparire sulla destra, anche su Fasi Results. Intanto parte Nicolò Sartirana. Davide Marco Colombo sul secondo blocco di qualifica. Pietro Vidi sta un po' litigando con la prima sezione della sua placca. Nick Sartirana eroga abbastanza da poter rimanere sul pannello. Misha Picoruaz quello sul terzo blocco maschile. Intanto Nicco spreca un po' il giro, buttando via il movimento, peccato. Misha Picoruaz, vediamo come va a gestire questi ultimi movimenti. Anche lui, vedi, cerca subito la sicurezza di... Bravo, guarda però che va a spalmare sulla parte più verticale. Sì, come ha fatto verticale anche Matteo Reusa. Non riesce però poi a andare ad atterrare sul piede blu. Devo dire che in quel frangente Matteo è stato più bravo. Grande tifo per Nick Sartirana da parte di Fabio sulla chat. Pietro Vidi è passato. Basso. Ah sì, no, non ci ho fatto caso. Tra l'altro con la zona abbiamo detto che va sicuramente in finale, vero? Con il top. Con il top. No, la zona. Ah no, il top, è vero. Ho bisogno del top. Senza mani. Ma per fortuna con due piedi, Pietro Vidi, però gliene scappa uno e quindi niente da fare. Dall'altra parte è ripartito Nick Sartirana, questo passaggio numero uno, salta giù la nostra giocatina per Vitali, alle spazio dei ragazzi delle FM Oro. Leoni Hofer un po' di difficoltà, probabilmente su questo blocco non sono riuscito a vedere troppo come. Intanto Nick Sartirana riparte, va ad arcuare al meglio l'attacca più piccola delle due. E non riesce a gestire l'espressione di forza per rimanere su. E intanto qua invece ci siamo persi il top, ma grazie ad Andrea andiamo a rigustarcelo, il top di Francesca Matuella sul secondo blocco di semifinale. Oh, Pietro Vidi laggiù, guardatelo un po' vicino, 1 minuto e 50, tutto il tempo per portarsi a casa questo top. Qui non vorrei gufare io, Gian, nel dire che se riuscisse a mettersi in piedi su questi due volumi è un movimento assolutamente alla sua portata. E intanto splittato. No! Vabbè, dai, una a testa. 1-1, palla al centro. Testa. Leoni Hofer! Dai, Leoni! Ha completamente la porta del sinistro. Fa un po' in croce, Leoni. Deve riuscire. Bravissima. Si aiuta con la mano per alzare il piede, che
bello quando gli atleti hanno questi momenti di lucidità per poter ragionare. Dai Leoni, il piede sinistro però potevi usarlo sulla parete. Peccato che non l'ha letto quello. Un minuto. Oh, è riuscito a prendere la più buona delle due. È esatto, nella giusta sequenza stavolta. Scivola col piede. Scivola ma under control sul top. Riparte Pietro Vidi, 45 secondi per fare la magia. Solo più 35. Miscia Picorruaz è di nuovo la sua a schiacciare forte. Dici che lancia da qui al top? Peccato. Non è riuscito a centrare il piede blu. 20 secondi per Pietro Vidi che continua un po' a scivolare. Stella Giacani, bellissimo come ha impostato il movimento, l'hai visto? Bellissimo. Sì, peccato che anche lei non ha più tempo. Proviamo a vedere se riusciamo a vedere comunque un tentativo da 10 secondi di Stella Giacani. È che secondo me lei è bravissima su queste coordinazioni. Peccato, troppa agitazione. No, sì. E Leoni Hofer ha fatto top sul primo? Credo di no. Te lo dico subito. E quindi signori e signori andiamo. No. Con il welcome. Inizia non benissimo la semifinale. Salita di Leoni Hofer, sì. Ma inizia sicuramente quella di Maboni Federica per il Crazy Center e Bono Michele per il B-Side di Torino. La qualifica da parte di Michi ieri, che ha affrontato, diciamo, sicuramente non in formissima la prima delle tre Coppe Italia, ma è cresciuto man mano. Penultimi atleti ad entrare in campo gara, poi man mano si andrà a svuotare la parete. Eh sì, ancora due atleti che entreranno in campo gara, non anticipiamo il loro nome. Per il Crazy Center, The Blue Butterfly, Fede Maboni, e per il B-Side di Torino, The Magician. Bravo qui, Bono. Michele Bono, subito. Alessandro Prezzi dice che soluzione. Pietro bastava la zona, sì, per entrare in finale. Adesso però mancano ancora un sacco di atleti che devono affrontare ancora tutta la loro semifinale, quindi bisogna vedere se poi basterà quella zona. No, Michi. Cosa ha cercato di fare Michele Bono? Che è andato a prendere l'attacca più brutta di destra, che non gli ha dato fiducia, e quindi poi ha cercato di volare al top. E intanto Federica Maboni alta sul primo blocco di semifinale, ci butta dietro la prima mano, seconda mano. Bel sorriso da parte di Federica Maboni, che porta a casa il suo primo top in questa semifinale. Federica Papetti. Federica Papetti alta. Bravissimo. Sopra la zona. Qui deve semplicemente portare il bacino sul piede destro mentre sale con le spalle per valorizzare col rovescio, che con poca difficoltà va ad accoppiare e si porta a casa così il suo secondo top. E c'è già chi pensa alla finale come Lonely Pepper, e ricordiamo quindi a che ora inizierà la finale. Inizierà alle 4 di questo pomeriggio. Chi sarà in finale non lo sapremo ancora, non lo sappiamo ancora, ma lo sapremo probabilmente fra un bel po' di minuti. Nicolò Salvatore, uno di quelli che ci vorrebbe entrare in finale sicuramente. Guarda come legge Macche, bravo che Nicca a scalare ogni tanto. Non sembra lo stesso blocco che stava provando prima Miscia. E Michele Bono si porta a casa al top, credo, perché c'è stato un gesto di, diciamo, felicità. Silvia Abate sul suo quarto blocco. Mattia Salvatore sul suo quarto blocco. Si rientra bene sul primo movimento, qua adesso deve gestire un po' la traslazione verso destra, cercare di non tirare subito la presa rossa, che se no la butta giù. E invece Beatrice decide di andare a sedersi per cercare di arrivare direttamente alla presa più buona del blocco 3 femminile,
da un'altra parte rispetto a dove no, guarda che bravo, guarda cosa si sta inventando. Adesso vuole sfruttare questo dietro, sì, probabilmente per comprimere e andare su, e andare è su tipo, di destra probabilmente, sì, è tipo dentro a un cammino apertissimo, esatto, guarda che mobilità d'anca per poter alzare tutti e due i piedi, bravissima Bea. Ricordiamo che non è la disciplina di Beatrice questa, nel senso che Beatrice sta preparando le qualifiche alle Olimpiadi per la disciplina di speed, ma scala molto bene e si tiene, quindi riesce anche ad avere buoni se non ottimi risultati come lo scorso, la scorsa tappa a Ferrara dove è arrivata seconda nel boulder. Magari decide di smettere con la speed e viene a fare un po' di blocchi. Deve fare blocchi. Sei un campione. Ed è sì, non c'è niente da dire. Allora, però rimaniamo con la campionessa. Vediamo se adesso cambierà metodo, riproverà ad andare dal basso. Si è sentita, sì. Guardate cosa si sta inventando. Si è sentita vicina. Questo vuol dire inventare, questo vuol dire creare un movimento. Questo vuol dire andare. Guarda come tira fortissimo con quel tallone Nicolò Sacripanti, alto sul secondo blocco di semifinale. Perde un po' invece la lucidità Beatrice sul... Ma, cioè, Mattia è passato da sotto? Ad un certo punto era dall'altra parte. 10 secondi ultimi. Sul primo blocco c'era... Ah, sì, giusto, Federico Mabboni che ha portato a casa il top in veramente poco tempo. E quindi, sì, al momento, come dicevo, Pietrovidi è quarto, però mancano ancora un po' di atleti, tra cui Miscia, Biaggini, che è entrato adesso, Michele Bono, e quindi andiamo a presentarli gli ultimi due atleti di questa semifinale per la Kundalini Milano, Biaggini Pietro, mentre per la SSD Sport Promotion Giulia Medici. Due persone che anche loro hanno una similarità, e la loro similarità è il... Ieri Pietro ha fatto una qualifica da vero atleta, è entrato su 5 blocchi, ha fatto 6 tentativi, un tentativo sulla placca che ci può stare, erano 5 blocchi che poteva fare flash e praticamente l'ha fatto, ed è quello che deve fare un atleta, soprattutto del suo livello, cosa che non è riuscito a altri suoi colleghi. Ale Pietro. Wow, guarda qua come è. Sì. È riuscito pure a rimettere il piede stavolta, a non scivolare col sinistro. Ma quella più piccola porta il peso di là, si bilancia sotto e fa flash il blocco che va fatto flash. Bravissimo Pietro Biaggini, Kundalini Milano. Grande mentalità così questa che si entra in gara. Non vedo veramente l'ora di vederlo al campione italiano. Tanto guarda Davide Colombo alto 3.30 abbiamo, sì, però ci abbandona, mentre Nicola Sartirana possiamo concentrarci. Blocco 2 di semifinale maschile. Sì, bene così, legge bene così Nick, anche lui tallonato come Miscia, bravo Nicky. Doppio top quindi per Nicolò Sartirana al momento, e abbiamo invece Miscia Picorruaz sulla placca, Leonie Hofer sul secondo blocco di semifinale, necessita di un top Leonie se vuole arrivare in... Eccola lì, cerca di andare a sfruttare la vite al posto di spingersi col palmo. Peccato. Vediamo che parte Miscia Picorruaz. Giulia Previtali sull'ultimo blocco, blocco che ancora non ha avuto top, come anche il terzo dove c'è al momento Francesca Matuella. Tu, Giulia Previtali, partita benissimo. Ale Giulia deve far lavorare la schiena.
Deve prendere un attimo la rossa. Ok, qua bisogna saltare. Sì. 1-2. Ma mi sa che vuole provare a accoppiarla stando statica o entrare. Così però diventa durissimo. Giulietina Meri ci fece sulla transizione della 1. Oh, giusto. Giusto, ma. Secondo me lì un minimo di canapé hash. Potrebbe aiutare Jean. Sì. Sì, sì, potrebbe farla salire un po' di più. Guarda Davide Marco Colombo. Qui pure lui se tiene quell'aggancio o ha un'apertura veramente tipo spaccata. Torna indietro. Dunque. Cosa ha tenuto qui? Sì, un po' la Johannes Egger. Bravo Davide Colombo. Il top. Mentre Giulia Medici un po' in ritardo sul top, almeno per come me l'aspettavo sul blocco numero 1. Beh sì, sicuramente. Non è l'inclinazione che predilige sicuramente Giulia Medici. Vediamo come se la gioca invece dall'altra parte Francesca Matuella. Passaggio numero 3 femminile interessantissimo, l'abbiamo detto. Cesca riparte Leonie Hofer. Niente, reparto maschile quasi al... guarda come ci è andato vicino alla Franci. Francesca Matuella sul terzo blocco. No, peccato Leonie, non vedere... Per perdere l'attacco 30 secondi. Mamma mia, che semifinale da parte di Leonie, proprio inaspettata. Non so se sente forse un po' la pressione... Del giocare in casa davanti al suo pubblico, sì. Peccato, perché... Però diciamo fa anche bene quello in ottica di crescita per un atleta. 10 secondi. Niente, peccato. Neanche zona è su questo blocco. Cioè deve fare due top. Andiamo a vedere un attimo la classifica, Andre, se riesci quella anche laterale. Giusto per andare a vedere un attimino com'è la situazione finalisti. Ci sono due top e una zona per entrare in finale nelle femmine. E invece tre top dovrebbero assicurare la finale nel maschile. Due top e quattro zone potrebbe essere la discriminante per il sesto posto. Vedremo. Peccato per Misha fuori da dei giochi. Eh già, hai ragione, me l'ero perso. Undicesimo. Sì, perché non ha il top sul terzo blocco. Queste sono i migliori atleti del nostro pianeta, della nostra nazionale, e io non posso solo che dirvi godetevi. Andiamo a vedere, quindi abbandoniamo il primo blocco che non verrà più provato da nessuno. E se c'è qualcuna che può portarsi a casa il quarto blocco, secondo me quella è Beatrice Colli. Michele Bono perde un po' il timing sul primo movimento. Nicolò Sacripanti altissimo sul blocco numero 3 maschile. Vediamo invece come prova ad approcciarlo Federica Papetti, il 3 femminile. Sì, sì, si può fare Fede, si può fare e lo devi fare. Nicolò Sacripanti lancia, Lunk. Manca in pieno il piede blu. Michele Bono alto sul... Sì, così. Ale Michi, qua ci va un bel tallone a destra, lì radio comandò. Tonico è questo blocco, comunque, da portarsi a casa. Federica Mabboni, studio per lei. Federica Papetti riparte, quasi pochissimo riposo. Zona flash, credo, comunque, per Federica Mabboni. Papetti, scusate. Allora, vediamo. Qua passa abbastanza agilmente. Intanto anche Beatrice è andata a stoppare il primo movimento coordinativo e la porta a impostare il secondo. Federica Papetti, mano sinistra, tallone destro, non lo vuole più mettere. Deve lanciarsi. Converrebbe anche in questo caso utilizzare un po' di canapesh per quanto riguarda il blocco 3 femminile. Canapesh, quindi sfruttare il lancio della gamba sinistra nel vuoto per quanto riguarda
il movimento di Federica Papetti per caricare un po' l'energia cinetica che potrebbe dargli quell'oscillazione dell'arto libero. Bene, Michi su questo primo movimento va ad agganciare al meglio la punta sinistra, passa poi sempre in punta, non passa in tallone come magari altri atleti, guarda come si deforma la scarpetta e qua deve tirare. Bravissimo Michele Buono, deve andare a gestire al meglio la scalata. Sì, non ci credo che rimane su. No, ci credo. Cosa ha fatto Michele Buono? Questa è voglia di non cadere. Assolutamente non voglio cadere, faccio di tutto per rimanere sul blocco. Michele Buono, B-side Torino, grande Michele. Perché sul lato destro dello stadio abbiamo Nick Anthony Salvatore che come Roberto Bolle. Oh, guarda Nick, destra del teleschermo, grazie Andrea per la regia. 1:20, vola. No, anche lui è esattamente come Pietro Vidi, va a scivolare col sinistro in fase di stacco. E c'è una ballerina sul blocco 3 femminile, una spaccata di Federica Papetti, ma vediamoci la Bea. Dai. È passata Fede. Beatrice vicino a fermare il movimento. Federica Papetti usa l'intelligenza e risolve il terzo blocco di finale. Di semifinale, pardon. Meravigliosa, meravigliosa. Dai e Fede. Papetti, meravigliosa. Meravigliosa e Federica Mabboni. Oh, riesce a passare adesso sul primo movimento. Sgambata di Beatrice Annacolli. C'è un Nicolò, l'avete visto? Spero di sì. Che si è lanciato ed è rimasto in parete. No, Federica Mabboni non riesce a gestire le pinzate. Si ritrova sul materasso, come anche Beatrice, che però riparte all'istante. Tanto il suo ultimo blocco. E godiamoci, Nicolò. Niente, gli parte sempre sto piede sinistro. Peccato. Ultimi 10 secondi, non c'è più tempo per nessuno. Che bella come sta. Come è entrata bene nel vivo questa semifinale. Si sta riscaldando l'ambiente. Beatrice si tocca un po' la schiena. Qua andiamo a rivedere il coordinativo di Bea. Guarda come lo impostava proprio bene. Ma è bene perché bravo. Poi guarda il sinistro e destro come sono andati su quasi all'unisono. Sì, ma ti sei visto l'orizzontalata di Nicolò? Passaggio numero 3 per Leoni Hoffer. Passaggio numero 4 per Francesca Matuelli. Salvatore sulla destra. Oh, per confonderlo con Santirana che è entrato adesso in capogara. E quindi ecco qua abbiamo, grazie Andrea dalla regia, è quello un po' che secondo me tentava di fare prima Beatrice Annacolli sul terzo blocco femminile. La cosa bella di questo blocco, al di là di chi dirà sì ma è stato tagliato, sì, però è il fatto che l'atleta si deve ingegnare per trovare la soluzione. Non è uno di quei movimenti magari standardizzati come può essere uno scorpion o il quarto di semifinale delle ragazze, che è un coordinativo di piedi, andare a stoppare un rovescio. È un blocco da leggere e è una delle cose su cui dobbiamo sicuramente lavorare con i nostri atleti per andare a performare là dove vogliamo performare, quindi in campo internazionale. Nick Sartirana qua deve cercare di rallentare un po'. Mamma mia, questo è un po' di più, rallentare un po' di più di così, e l'ha tenuta in sospensione. Allora credo sia un flescione da parte di Nick Sartirana. Giulia Medici e Giallanzon, Pietro Biagini solidissimo. Viaggio veramente, non so se a voi è sembrato lo stesso blocco che hanno provato gli atleti, a me no. A me è sembrato proprio totalmente un altro blocco, quello scalato da Pietro Biagini in questo momento. Giulia Medici deve erogare verso l'alto adesso, un po' di titubanza. Manca una presa Giulia, ed è la più buona del blocco. Ale, brava così. Brava Giulia, non bisognava sbagliare e non ha sbagliato Giulia Medici. Bravissima Giulia Medici a portarsi a casa, ma soprattutto Ale, a gestire la tensione. Anche Davide Marco Colombo si spalma sulla placca e ci chiedono quanti gradi ci sono. Allora, quanti gradi lo guardo da internet perché non lo so. Allora, Leoni Hoffer, passaggio numero 3. 11. Vediamo come
11 gradi, ma gli atleti stanno fuori per il tempo dei 5 minuti e comunque si sono scaldati, spero, almeno più di un'ora e mezza per uscire, quindi sono abbastanza caldi. E Marco Colombo si mette fronte al pubblico per impostare un twist chiamato così. E non è detto che non sia un'idea geniale. Adesso ritornerà forse sui suoi passi col piede sinistro. Ok. Quanto è erogato. Grido di rabbia, credo. Scarico di nervosismo da parte di Davide Marco Colombo, che comunque già solo per essere arrivato fin là ha fatto veramente una gran bella prestazione sull'inclinazione, su cui sta lavorando un sacco, sta migliorando. Quindi musica romantica intanto. 1 minuto e 20 secondi, David. Sì. 1 minuto e 20 secondi, grande Cischi, DJ Andrea Ciscato, che accompagna il pubblico. Ha fatto veramente un egregio lavoro anche ieri in qualifica femminile, è iniziata alle 9 e qualifica maschile è finita alle 8 e mezza, solo per dire, di sera. Oh, Leonie Hofer, hai visto come sta andando a impostare il movimento? Ha visto probabilmente la magnesite di Federica Papetti sul volume di sinistra, perché poi alla fine la magnesite diventa un'indicazione e a volte può essere fuorviante. Bissa la sequenza Davide Marco Colombo e concordo con Lonely Pepper, è impossibile staccarsi dallo schermo perché la semifinale sta diventando veramente una gara bellissima, come è bellissimo quello che stanno facendo entrambi gli atleti. Doppio Scorpion, bellissima. E uno è portato a casa con esultazione condivisa col pubblico. Esultanza, forse era meglio esultanza. Questa la tagliamo, Andrea. Bellissimo, beh, era un movimento identico nello stesso momento, fantastico. Probabilmente farò uno screenshot di quel momento e me lo stampo in camera. E sotto la diascalia sarà che esultazione. Esultazione. E secondo me diventerà un termine come petaloso. Federica Mabboni, Michele Buono, Federica Papetti, e quindi l'altro dovrebbe essere Martinana? No, Nicolò Sacripanti. Un sacco di Nicolò. Ultimi. Allora, vedete che Pietro Vidi se la rischia di brutto. La Sartinana è già dentro. Perché chi è che non è ancora in finale? Potrebbe entrare in finale? Ah, Biagini. Michi Bono. E Michi Bono. Se e fa due Biagini. Top Michi Bono. Sì, perché anche due? Giusto. No, anche uno. Ne ha già fatti due Michi? Sì. No. Sì. Ha fatto il primo e secondo. Allora sì. Michi Bono. E allora rischiano Vidi e Ghisolfi. Come due chele le zampe inferiori del nostro Michele. Vedremo. Intanto Michele Buono, altissimo. Va a controllare forte. Deve andare a gestire un po' adesso la scalata. Guarda come spalma. No, lo lotta. Ha fatto l'ha accoppiata così. È incredibile. Sta andando avanti e indietro, avanti e indietro. Mi sono distratto e non l'ho vista, ma sicuramente è una magia incredibile. Sta facendo qualcosa. Sì, Michi, ma oggi quanto sta bene questo ragazzo. Sì. Mamma mia. Sguardo fiero verso il pubblico. Bravissimo Michele Buono, ma ha fatto una roba lassù incredibile. Guarda, a un certo punto era in lolotto e col piede sinistro completamente in spalmo. Spero che me lo faccia rivedere. Cosa si può fare sul 4? E quindi niente, Pietro Vidi fuori dalla finale. Intanto Studio Block entra Giorgia. Attenzione all'intuizione. I risultati dello Studio Block sinceramente non lo so. Potrebbe essere il momento di rischio. Andrea Ronco non fa che prendermi in giro sulla chat per esultazione. Fede Maboni, attenzione, eccola lì. Attenzione a Fede Maboni, dall'altra parte Fede Papetti. Io la voglio rivedere. Dovremmo fare una petizione. Intanto Nicolò Sacripanti, Federica Maboni,
Scusate, no, Federica, ma poi comunque è in gara. Però io stavo guardando Federica Papetti. Allora, ci tira fuori la magia e ci fa vedere anche il quarto blocco, la Fede, secondo te, Marco? Papetti? Secondo me sì. Secondo me adesso riposa un altro minutino. È che non ho visto il giro di prima. Parte subito ora. Non ho visto il giro di prima. È arrivato al coordinativo, è arrivato all'accoppio sulle ultime due piramidine e poi però è partito il tallone e è caduta. Riparte, no, entrambe le Federiche. Stacca, vieni da terra anche Fede Papetti. Allora andiamo a vedere come se la giocano le due Fede. Intanto c'è un... guarda Federica, oh, adesso probabilmente, cioè, non è possibile che le ultime... Federica Papetti altissima sul quarto blocco di semifinale. Dai. Anche prima era così, non riuscivo a sentire la seconda presa, stando comunque tanto sul tallone. Guarda la Federica Mabboni come va lenta, lenta, ma violenta su questa spalla. Bravissima Fede, che deve un po' rifarsi dal secondo blocco senza top. Potrebbe essere grave, ma non più con questo top. Perfetto. Bello. Bravissima Federica Mabboni. Andrea Azzaroni, no, Stefano ha già finito la sua semifinale, semplicemente non ha fatto neanche la zona, per quello che non vedi nessuno score sul risultato di Stefano. Sull'M4, dove vediamo invece Nicolò Sacripanti molto molto vicino al top. Che dici, salta? Proverà a saltare, sì, ed essere veramente attento perché quel volume di sinistra, guarda come fa perdere aderenza proprio alla scarpetta. Sta cercando di andare statico, eh. Guarda la caviglia destra. Beh, lo spalmo del piede sinistro è... destro, scusate, è incredibile. Ah, l'avevi preannunciato, peccato. E anche Federica Papetti, secondo me, abbandona. Quindi non... cosa dico? Ci sono ancora due atlete, quindi potremmo vedere il top con le altre due atlete. Figurati, Andrea. Sì. Generali Navilla ha capito che ho un po' di titubanza adesso nel preannunciare i risultati degli atleti. Ghisolfi rischia perché se Biagini... Sartinana è già dentro, quindi Biagini. Per le finali dell'ora 16 qui assegneremo medaglia e trofeo. Allora ritroviamo la nostra Giulietta. Già se Pietro fa top qui in pochi tentativi, è fuori ste, in pochi. Ma non so quanti giri abbia sugli altri. Tantissimi tentativi al top, Stefano. No, penso che abbia 15 tentativi di margine. No, mi sa 18. Esatto, sì, è vero, perché ha fatto due flash. Credo abbia fatto due flash. Sì. Che gara che sta facendo al momento Pietro Biagini. Ecco fatto. No, non è vero. No, non è vero. E intanto, in campo gara, Leonie Hofer necessita di un top. Credo che però non dovrebbe neanche bastarle perché non ha top. Guarda intanto Pietro Campus sulla parte iniziale di questo blocco numero 3. Ale Pietro, bene quel tallone. Guarda come le controlla. Sì, però abbiamo visto che quassù non è questione di controllo, è questione di scalata. Cioè, ovviamente le devi tirare, cioè, e presuppone che se sei in semifinale... È quello. Bisogna saper percepire cosa fare col corpo, perché le prese sono buone ma sono orientate male. Ha mancato un po' di... ma come le imposta bene Leoni. 3 minuti e 26, Nick Sartirana, Leonie Hofer, Giulia Medici, Pietro Biagini. Allora questo è il momento in cui bisogna creare. Ale Nick deve cercare di fare un po' di spazio sul palmo sinistro per far entrare il piede sinistro.
questo forse è una delle cose più belle dell'arrampicata. Invece Giulia deve cercare di capire qualcosa da questo punto interrogativo gigante che è sul muro, creato da questi volumi grigi. Pietro Biagini riparte, Leoni Hofer. Split da parte della regia per vedere entrambi gli atleti. Ah, vedi che ha anticipato la punta adesso Pietro. Legge il rovescio, va a mettere il piede sinistro. Bravo, bilanciamento interno stupendo. Bravissimo Pietro Biagini, si porta a casa un blocco che... Non è che voglio fare il noioso, però poteva farlo flash. Sarebbe stato carino vedere 1-1-1. Hai visto come... Meraviglioso nell'esecuzione Pietro Biagini, non solo in questo passaggio numero 3, ma anche nel passaggio... Ha gestito bene anche comunque il tempo, gli ha dato il giusto riposo, forse avrei dato un pelino di più. Però comunque doveva risolvere ancora l'ultima sezione, non era scontata che mancasse il movimento al top per concludere il blocco. Giulia Medici parte per il blocco, se posso permettermi, più interessante della semifinale femminile. Posso permettermi? Devi. Ok. Ale, Leoni, guarda come lo imposta bene questo coordinativo, No, beh, perché ha deciso di non farlo più coordinativo. Un po' di difficoltà per Giulia Medici a riprendere la zona che ha già preso. Intanto Nick Sartirana, un minuto per andare a provare a chiudere il blocco più duro della semifinale maschile. Guarda caso la placca. Chi l'avrebbe mai detto? Probabilmente ha ragione Alberto sulla chat che verrò deriso da tutti in palestra. Il vantaggio di non avere social è che probabilmente anche se lo faranno sui social non me ne renderò conto. Ma in palestra, lì sì. Esultazioni a go-go. 24 secondi per fare la magia. Nick Sartirana lo può fare, lo vuole fare. Deve stare attento a quel sinistro Sartirana adesso che vorrà spiccare il volo. Però anche te la cerchi, Marco. Lo so, però. Però cioè, effettivamente sì, tutti l'abbiamo visto. Cioè, è stato tipo. Ma poi ora che fa? Lo pulisce per chi. Ah, per chi viene dopo. No, Leoni... è che veramente lì ci sono seduti tutti. Sì, no, è vero, hai ragione. Leoni Hofer è arrabbiatissima. Sì. Michele Bono. Michele Bono potrebbe essere l'unico al momento con un top a bravissimo. Grazie. Una cosa è assodata, è che Boldrini Luca, Matteo Reusa, Michele Bono, Davide Colombo e Nicolò Sartirana sono i finalisti di questo pomeriggio. Punto interrogativo su Stefano Ghisolfi, perché abbiamo fuori ancora Pietro Biagini. No, non è vero, è stata aggiornata adesso la classifica. Sì, perché aveva già fatto il top, il terzo top. Sì. E allora niente, questa è la classifica, non può cambiare nulla. Può cambiare le posizioni. Possono cambiare le posizioni. Che sono comunque importanti. Quindi anche nel femminile, mentre Federica Mabboni prova a risolvere il suo ultimo blocco di semifinale, è già tutto pre... Ah, Mabboni è già dentro, Papetti è già dentro. Medici è già dentro, sì. Silvia Abate, Giulia Medici, Federica Mabboni, Francesca Matuella, Caterina Alzotto e Federica Papetti sono le finaliste. Non erro? Non erri. Quindi complimenti a Silvia Abate e Caterina Alzotto e Francesca Matuella che si aggiudicano la loro prima finale questo 2024. No, anche Caterina. Sono tre. Abate, Dalzotto e Matuella. Mentre in campo maschile abbiamo comunque delle. Per fortuna.
presenze in finale che non c'erano state nelle prime due tappe, che sono Nicolò Sartirana, Davide Colombo, Michele Reusa. Boldrini ha fatto Prato, Bono ha fatto Ferrara e Biagini le ha fatte tutte. Sai com'è. Federica Mabboni deve andare a gestire adesso questo movimento. Non era così lontana, eh? Curioso di vedere quanto è arrivata in classifica Leonie Hofer. Dopo magari il tentativo di Michele Bono. Andrea, se hai voglia di farmi vedere la classifica generale femminile al completo. Bravo, che cerca di rilassarsi Michele Bono, di decomprimere. Dunk. Scappa il piedino. Allora, Leonie Hofer, mamma mia. No, ma non è vero. Sì. Grazie Andrea. Del passaggio, cioè tutto un tema di strategia di gara, di dosare il numero di tentativi e quindi dosare le energie a disposizione per gli atleti. Michelino Bono, oh, dai cadenze. Ale Michi gentilmente, 1 minuto e 55, è quel momento lì in cui, bravo, esatto, così. Facciamo così con le mani. Si prende, sì, anche già solo gesticolando si prende un po' di calma. Andare a gestire questa sgambata che non gli viene sempre facile. Tanto Federica Mabboni è un po' distesa per riuscire a imprimere forza, ma riesce a... Sì. Tu staticizzare il movimento passando dal basso. Sì, no, allora, devo dire, io non ho mai visto Federica Papetti farlo, quindi non saprei dirti come era passata lei. Qua il tallone sinistro non tiene tantissimo. Ma Federica sì. Oggi che forma sta Federica Mabboni? Peccato. Moralmente le diamo questo top. Credo che tutti in chat sono d'accordo con me. Moralmente Federica Mabboni ha fatto top. Io credo. Sei d'accordo? Concordo. Ciao Marti. Giusto alla fine. Michele Bono niente, non riesce più a entrargli il movimento. Dici che Federica Mabboni riesce a rifare la magia di prima? Potrebbe. 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 Michele Bono, le spalle anticipano un po' troppo il movimento e quindi quel piede sinistro è... peccato, lì è di nuovo scappato. Federica Mabboni riparte, 1-2, ma ha domesticato il suo movimento. Ferrara è stata l'unica atleta a fare il blocco più coordinativo della gara, flash. Comunque, comunque era pelino stanca. E quindi... scadono questi 5 minuti e iniziano i 5 minuti degli ultimi due atleti. Allora, signore e signori, sono gli ultimi due atleti. Giulia Medici, ha avuto un lapsus. Sono gli attuali due leader della classifica. E invece Pietro Biagini. Quindi nessuno al momento ha fatto 4 top. Non voglio mettere pressione a Pietro, però volessi fare una bella semi. Che dici, lo può fare? non cadrò in questo inganno. C'è qualcuno sulla chat che se la sente di fare un pronostico sulla prestazione di Pietro Biagini? Guardalo. Guarda che bello questo incrocio, bravissimo Pietro. Guarda come va a cercare di sfruttare il bordino del volume. Intanto si prende la zona. Giulia Medici, allora imposta bene il movimento Giulia, ma arriva con le spalle un po' staccate dal pannello. Pietro Biagini, morbido, pulito, preciso. Percorso che lo ha portato fino a qui ad essere il leader insieme a Misha Piccoluruaz di questa stagione 2024. Chissà mai che questa stagione gli potrà regalare tante altre cose. Intanto Giulia Medici la butta dentro. Allora, Giulia,
cancellare tutto. Vediamo se anche lei deciderà di passare al basso. Mamma mia, Pietro. Brava Giulia. 3 minuti e 24. Dinamica. Lo alza il piede, Pietro. Destro. Sì. Quello che vuole fare. A lei, Pietro. C'è tutta la vita di Pietro Biagini nella gara di oggi fino a questo momento. Perché ha una calma dentro veramente incredibile. Bravo, peccato, scivola anche lui l'appoggio, però arriva comunque abbastanza vicino. Dai, dai, però sembra aver addomesticato abbastanza bene sotto, eh. Siamo agli sgoccioli di Gian, ultimo atto qui, questa semifinale, la terza tappa di Coppa Italia Boulder. Ultimi due minuti. Sarebbe bello vedere un top, che l'unico che manca sul blocco 4 femminile. Oh, comunque c'è stata una gufata di Generale Navil che mi ha preso in giro per tutta la chat, ha detto che Pietro la chiude. Poi va a vedere che... Ed ecco, intanto Giulia si prende la zona. Dai Giulia. Schiaccia bene sul tallone, va a assaggiare. Sì, adesso deve erogare fortissimo con le mani. Vedi come sì, cerca sì, un... sì, guarda sì, con sì. L'arco a quella destra. Rovescio. Eccola. E arriva il top anche sul blocco numero 4. E così sono stati saliti tutti i blocchi, eh. Di dire complimenti ai tracciatori. Capitanati da Marco Erspamer, sono Matteo Arnodo, Davide Bassotto e Stefan Scarperi. Lo sto dimenticando. Stifi. Mi mancava pochissimo, concordo, però anche agli atleti che gufo io manca pochissimo fare il movimento che poi vado a occupare. Alepie, come si spalma bene con quella caviglia sinistra. Deve riuscire a rifare l'incrocio ora. Forse prima aveva messo il piede un pochino più, un po' più esterno al sinistro, sì. Adesso sta cercando cambia metodo. No. Però poi lì è difficile. Ma in verità sì, molti hanno fatto così, eh. Dalla spaccata dici poi riemergere. Sì. Ancora 35 secondi, Peter. Vediamo se ci regala. 30 secondi, diventano anche tanti soltanto per fare la traslazione fino alla fine del blocco. No, peccato, vabbè, ci rinuncia. Comunque gran semifinale da parte di Pietro Biagini, diciamo che dai, ci ha girato le mani dietro. Come abbiamo dato il top morale a Federica Mabboni, possiamo darglielo magari anche a lui. Sto un po' più. Sì, comunque gran gufata, Generale Navi. Comunque, vabbè. Conclude così, quindi la semifinale qui a Bressanone. Ci vediamo quindi alle 4 con le finali, 6 atleti che andiamo adesso ad elencarvi grazie alla classifica che metterà il nostro Andrea dalla regia. E quindi vai con la femminile, Marco. Betty Federica, l'unica ad aver fatto 3 top, no, anche insieme a Giulia Medici, però con meno tentativi per il top. E poi abbiamo Dazzotto Caterina al terzo posto, Maboni Federica, Matuella Francesca e Silvia Abbate. Queste bravissime, le 6 sì. Atlete. Mentre in campo maschile abbiamo al sesto posto Boldrini Luca, che si riprende quindi dalla gara di Ferrara. Peccato per Reusa... Stefano, guarda. Sì, sì, è vero. Fuori tra l'altro di sì 10 tentativi e Reusa Matteo, questa è la prima finale di Matteo, credo. Buono Michele, che conferma uno stato di forma in netta crescita. Finalmente vediamo loro due, e sono Davide Colombo e Nicolò Sartirana in finale. Mancavano effettivamente fino ad oggi, e sembra un gradino sopra a tutti Pietro Biagini. Ricordo quindi l'appuntamento per questo pomeriggio alle 4
sempre qui in diretta con me e Jean-Pierre Bovo e Marco Iacono e me, tutti e quattro saremo qui. Esatto. Quindi buon appetito, ci vediamo più tardi. Ciao.